anche per il recording. Benvenuti a questa riunione, i presenti doppiamente, facciamo fatica ma cominciamo a avere qualche presenza personale e poi grazie anche a quelli che sono collegati naturalmente. Ma io devo solamente dire due parole per introdurre, ma in realtà anche per mostrare interesse del CNEL in questo tipo di analisi che voi presentate. Dico solo che CNEL è da tempo impegnato, siamo stati impegnati molto anche nella fase di preparazione del PNRR, come del resto chiede l'Europa, che chiede che le parti civili e sociali siano coinvolte. In realtà il CESE europeo ha fatto un'analisi di come questo coinvolgimento si è svolto e si è svolto in modo alquanto diseguale, devo dire, e ritenuto non del tutto soddisfacente. In realtà io vedo la cosa anche in questo tavolo di partenariato che Vincenzo Italia ha istituito, la fase di costruzione è stata molto centralizzata, forse era inevitabile. Adesso invece che siamo nell'avvio della fase di implementazione importantissima, come potete immaginare in generale, in particolare data la complessità della costruzione, e io vorrei dire appunto due o tre cose. Anzitutto il CNEL sta seguendo in modo sistematico con gruppi di lavoro, di cui se volete potrete anche essere tenuti informati, e tutti i principali progetti e linee di intervento del piano, perché non solo perché coinvolgono tutte anche le nostre associazioni che sono presenti al CNEL, ma perché più che mai si vede come i vari aspetti, l'importantissima serie di interventi siano molto legati tra di loro. Cioè, meno che mai, abbiamo visto anche diversi altri profili, si possono fare solo analisi verticali, separate, insomma, l'interdipendenza tra i temi è sempre più evidente. E quindi, tra l'altro, vedo che anche qui, giustamente, voi introducete, dopo, prima di andare nell'argomento specifico, un discorso sul complesso dell'attività di ricezione del piano, che coinvolge anche degli aspetti istituzionali. Il rapporto Stato-Regioni è molto complicato, è una delle difficoltà per portare a termine questo difficilissimo compito, per non parlare dell'instabilità politica, che però noi in questo momento facciamo finta che non ci sia. Quindi noi stiamo seguendo tutto il punto di osservazione. E due cose: è molto evidentemente importante che tutte queste strettissime, questi stretti appuntamenti che ci chiede l'Europa siano seguiti con puntualità, e il Presidente Draghi e il suo gruppo stanno lavorando alacremente, ciò nonostante si fatica a starci dietro, come si dice. Ma il problema non è istituzionale innanzitutto, poi è organizzativo, perché noi abbiamo verificato come, insomma, sono centinaia e centinaia i centri organizzati, pubblici e privati, che sono coinvolti nell'implementazione. Quindi non è che si fa un solo uomo, qui ci sono proprio, c'è il paese che dovrebbe essere messo all'altezza, ce lo auguriamo. E non solo, quindi, è un problema istituzionale e organizzativo, ma lo sottolineo perché sembra che non si considera abbastanza. In realtà no, il piano, per quanto sia ben costruito, non è completo, a tenuta stagna, ma per fortuna, perché qui in 5 anni o poco meno cambieranno molte cose, quindi è un piano che deve essere a sua volta, come dire, integrato, forse anche corretto, e quindi in questa fase di implementazione non è una fase veramente notarile, è una fase in cui le parti, noi lo chiediamo ai nostri alle nostre associazioni, è una fase in cui occorre vedere, intervenire, integrare, eccetera. Tra l'altro anche nel tavolo lo si dice esplicitamente che il compito delle parti è di seguire, monitorare in modo intelligente, possibilmente misurare, come l'Italia è poco abituata a fare, ma anche segnalare ostacoli, e ce ne sono, si vedono già, sia burocratici, ma non solo, politici, organizzativi, e poi eventualmente proporre delle integrazioni o correzioni se del caso. Quindi, per dire, è un'opera molto complessa.
Per venire al vostro tema specifico, che ovviamente è forse, anzi, secondo me, è il più importante perché cambia veramente l'asse del tipo di sviluppo. Dopo un secolo di economia nera, forte, robusta, stiamo andando, come sapete, verso un'economia verde, più o meno, speriamo che sia un verde vero, e flessibile, immateriale, insomma. Un vero cambio di paradigma, come si dice. E quindi difficilissimo. Qui non basta essere organizzati, seguire le cose, occorre anche cercare di cambiare un po' l'approccio per esempio, alle politiche economiche e industriali. Infatti, io faccio solo due osservazioni che sono però, insomma, da tenere a mente. Beh, che qui questa transizione, qui in particolare questa verso un'economia sostenibile, verde, ecologica, non sarà facile per niente. Implicherà un cambiamento delle politiche, in particolare industriali, ma anche dei servizi industriali soprattutto. E infatti lo state già vedendo, le difficilissime avvisaglie che si vedono, per esempio, nel settore dell'auto, ma insomma, in realtà, in larga misura dei settori industriali, che, ripeto, erano costruiti su un modello completamente diverso. Questo noi lo stiamo seguendo, tutti dovremmo contribuire perché appunto procedere velocemente verso questi obiettivi ambiziosi, tra l'altro che l'Europa porta avanti isolatamente nel mondo, sarà complicato e soprattutto anche, anzitutto, per le ricadute economiche, produttive e quindi sociali. Questa è la prima osservazione che non dobbiamo dimenticare mai e che avremo con noi per anni. La seconda cosa che, terza, ne dico tre, la seconda che a noi preoccupa molto perché a noi abbiamo fatto una serie di audizioni che tra l'altro vi mettiamo a disposizione, Andrea Battistoni le ha seguite in particolare, abbiamo fatto una serie di audizioni proprio sulla transizione ecologica ai sei maggiori player, grandi aziende pubbliche sostanzialmente, pubbliche e private, pubbliche nel senso che svolgono una funzione pubblica, su come stanno attrezzandosi per questa transizione, perché le imprese sono la magna pars degli operatori della transizione. Se questi restano con la testa indietro, non ci siamo. E qui, ecco, noi abbiamo chiesto, ma insomma, voi da dove siete partite, cioè ieri, a dove volete arrivare nei prossimi 5 anni? E queste sono, ci sono molte indicazioni molto interessanti a nostro avviso, niente affatto scontate, per noi una particolare ricaduta che poi seguiamo anche con Istat, cioè quali sono le ricadute occupazionali, che cioè, non è l'unica cosa, ma è per noi, riteniamo, la cosa prima. E qui adesso vedremo, vi daremo dei numeri, ma non oggi, fra poco, però insomma, queste sei che sono, movimentano gran parte di questa operazione. Cosa pensano nei prossimi anni? Morti e feriti da transizione ecologica? Quanti morti, quanti feriti e quanti risuscitati o nuove creature? Il piano è molto ottimista in questo. Io con una mia storia che vedo l'Italia ferma nel tasso di occupazione da 20 anni, sono con gli occhi sbarrati a vedere che si pensa che in 5 anni dovremmo aumentare il tasso di occupazione di 3,5, 3,6. Una cosa fantastica. Però l'Europa dice che dovremmo passare dal 58 al 78% di tasso di occupazione, che è l'indicatore principale, più della disoccupazione, come è noto. E senza parlare della qualità dell'occupazione, che pure ovviamente è una cosa. Quindi noi staremo seguendo, seguiamo, abbiamo visto qualche evidenza importante da questi player, poi seguiremo, d'accordo con il Ministero del Lavoro e Istat, le ricadute a livello di analisi macro, che sarà una grossa cosa. Quindi questa è la prima importante, voi aiutateci perché è un tentativo di misurare da tutte le fonti. Un'altra seconda cosa che a noi pare importante, che viene poco ancora considerata perché siamo molto fermi ancora sugli aspetti istituzionali, è appunto di misurare insieme con le imprese come i comportamenti e soprattutto le loro strategie si adeguano, perché evidentemente no, non basta
meno che mai continuare a fare more of the same. E questa è la seconda cosa che è implicita anche in questi discorsi che stiamo facendo. La terza, che io sottolineo in particolare, i comportamenti delle persone, dei milioni di persone che sono in Italia e ancora di più in Europa, perché come diceva quel caro mio amico, bravissimo economista, dice la prima politica energetica è il risparmio delle persone, oltre che delle organizzazioni. E questo lo si dice, ma insomma no, è veramente anche un cambiamento di cultura. Io vedo tanti carissimi amici, oltre ai miei parenti, tutti ecologisti, ma che continuano a consumare come prima o più di prima, perché adesso c'è la ripresa, eccetera. Quindi questa qui del comportamento è veramente una cosa alla fine veramente quella che peserà. E guardate che qui c'è una, è l'ultima cosa che dico, c'è una deformazione, c'è una, anche qui si vede una, queste drammatiche crescita, drammatica crescita delle diseguaglianze, che non voglio fare facile pietismo. In realtà i consumi, in questo caso energetici, riflettono in modo drammatico le disparità dell'Italia e del mondo. Leggevo, non so dove, forse anche da voi, i dati che insomma il 10% dei più ricchi consumano metà del CO2 nel mondo e la metà dei poveri ne consumano il 7%. Sono gli ultimi dati che ho visto, però mi sembrano nella loro crudezza veramente angosciosi. E cerchiamo di migliorare. Grazie, e io adesso vi sto ad ascoltare per un po' e poi vi devo lasciare, ma insomma complimenti e buon lavoro. Grazie mille, Presidente, soprattutto per queste parole incoraggianti in un momento che abbiamo bisogno proprio di coraggio, nel senso che ci richiamava ai comportamenti, al cambiamento dei comportamenti ed è forse questa la chiave principale, comportamenti delle imprese, delle persone, degli individui, ma anche comportamento delle istituzioni, che forse sono quelle un po' più lente ad adeguarsi ad una realtà che è in evoluzione, presenta delle sfide molto, molto grandi, ma per l'intera umanità. Noi parliamo spesso di impatto ecologico, parliamo spesso di impatto sull'ambiente, ma non dobbiamo mai dimenticarci che l'ambiente troverà, il sistema naturale troverà i suoi equilibri come sempre ha fatto. La sfida più grande è quella che riguarda l'umanità, quella che riguarda noi, quindi noi come saremo in grado di affrontare queste sfide. Quindi lei ci richiamava in maniera molto forte a una riflessione sui comportamenti, ci richiamava anche ai punti che oggi vogliamo discutere, che sono da un lato quello che a livello internazionale sta anche accadendo. Ricordiamoci i risultati di Glasgow recenti, ma ricordiamoci anche tutte le organizzazioni internazionali che si stanno adoperando a intanto farci conoscere la realtà, perché non è scontata che le persone sappiano la realtà, attraverso misure e analisi soprattutto, e anche suggerimenti in termini politici. Un punto essenziale è anche questo, che in fondo la pandemia ha reso le soluzioni da adottare per uscire dalla pandemia, ma anche in questa situazione epocale rispetto all'umanità, queste soluzioni sono ancora più sfidanti e la pandemia ce l'ha reso molto, molto evidente. I cambiamenti climatici, le disuguaglianze, come lei ci ricordava, Presidente, ma soprattutto il concetto di quale benessere delle persone, ma non solo delle persone, abbiamo incominciato a capire che pianeta e persone hanno uno stesso concetto dovrebbero avere uno stesso concetto di benessere.
E quindi queste sono le riflessioni che oggi proponiamo a voi. L'associazione, anche se non è nuova, è nata nel 2016 e mi pregio ricordare, nonché ringraziare, che siamo nati proprio qua. Alla fine del 2016, alla fine di novembre, a 4 giorni prima del referendum che coinvolgeva anche il CNEL, purtroppo, noi eravamo qua con un gruppo di giovani a presentare un po' la nostra ricerca, che era stata poi sintetizzata in un libro, ed eravamo proprio qua. Quindi non posso che ringraziare doppiamente il CNEL perché ci accoglie e ci consente di condividere con tutti questa nostra esperienza. Ma soprattutto vorrei richiamare un'altra cosa che in questo periodo forse ci si dimentica, che è quella di riflettere sul ruolo della società civile. Cioè, se noi parliamo di cambiamenti, non dobbiamo dimenticarci che la chiave di volta è anche quella dell'attivazione della società civile, che, come sapete, anche nella discussione dell'Agenda 2030, sia prima a livello politico, ma anche poi come implementazione o supporto alla misurazione degli obiettivi, la società civile è sempre stata molto attiva. La nostra associazione si pregia e ha l'onore di voler contribuire anche a questo tipo di cambiamento. La parte importante che lei ci ha ricordato è quella relativa anche alla misurazione, ma una misurazione, noi ci pregiamo di dire, non di tipo tradizionale, perché valutazione degli impatti di tipo macroeconomico, come tradizionalmente noi economisti siamo abituati a vedere, forse non ci consente di avere gli occhiali giusti per capire la realtà, ma soprattutto per valutare gli impatti e capire anche le azioni di correzione che possono essere intraprese da parte delle politiche. E noi abbiamo incominciato a riflettere, attraverso anche dei seminari che abbiamo fatto all'interno dell'associazione, proprio che tipo di misurazione possiamo proporre anche nel contesto del PNRR. Speriamo, anche attraverso la sua voce, Presidente Treu, che questa nostra riflessione di che tipo di misurazione pensiamo sia utile per il nostro PNRR, possa anche lei aiutarci a dar voce su queste nostre riflessioni. Gli impatti vanno valutati in termini appunto di benessere delle persone, vanno valutati in termini di equità, vanno valutati in termini di sostenibilità, ma sostenibilità in senso ampio, dove le dimensioni ambientale, sociale ed economiche e istituzionali sono tutte ugualmente prese in considerazione. Non può esserci una dominanza dell'economia di tipo tradizionale, e lei ce l'ha ricordato, cioè l'economia non si può scordare la società, non si può scordare l'impatto sull'occupazione, non si può scordare l'impatto sull'ambiente. E dunque il passaggio epocale è davvero sfidante, quindi solo attraverso la messa insieme delle forze e forse riusciremo, ovviamente questo è l'auspicio, a superare questo momento. La cosa che vorrei così riflettere e discutere con voi è che parrebbe che le dichiarazioni di tipo politico, vedi Glasgow in prima battuta, sono, non voglio dire dietro, ma diciamo ad un passo differente rispetto alle trasformazioni dei comportamenti che le imprese o parte delle imprese stanno già adottando rispetto a queste tematiche dei cambiamenti climatici e delle disuguaglianze crescenti, nonché anche i comportamenti degli individui e delle istituzioni. Noi dobbiamo valutare se questi cambiamenti sono sufficienti agli obiettivi che
non solo il PNRR, ma anche l'Agenda 2030, prima ci aveva già dati. Purtroppo la realizzazione dell'Agenda 2030 ci dimostra, attraverso anche il report delle Nazioni Unite, che a livello mondiale, invece di progredire, stiamo regredendo. Allora evidentemente c'è un qualcosa su cui riflettere rispetto a quanto la politica sta ottenendo attraverso la propria azione e quanto i comportamenti reali di imprese, istituzioni e individui stanno portando avanti. Allora, questo gap dobbiamo in un qualche modo misurarlo. Intanto dobbiamo misurare i reali cambiamenti da parte di imprese, istituzioni e famiglie, e questo non è un passaggio scontato. Ripeto, le Nazioni Unite ci hanno dato un quadro abbastanza preoccupante di come non siamo sul sentiero di realizzazione dell'Agenda 2030. L'Europa si è data una serie di obiettivi attraverso prima il Green Deal e poi la New Generation EU, bello come titolo, ma assai difficile come realizzazione. Pensare all'attuale, ma soprattutto alle future generazioni, implica un passaggio epocale. Io non rubo più tempo, direi che intanto ecco, devo ringraziare anche l'OCSE, in particolare il centro che il direttore Romina Boarini ci presenterà quest'oggi, e teniamo molto a questa collaborazione con l'OCSE, che sarà una delle auspicabili anche con altre organizzazioni internazionali, proprio perché il respiro non può essere solo italiano, ma dobbiamo essere in sintonia anche con il resto del mondo. E ringrazio ancora la dottoressa Boarini per presentarci oggi il centro e riflettere anche su questioni cardine e importanti collegate alle disuguaglianze e al benessere delle persone. Quindi io passerei la parola. Sì, fatemi solo dire una notizia che c'entra con quello che ho appena sentito. Come sapete, il CNEL è da tempo, insieme con Istat, che segue questi criteri di misurazione, i BES, gli indicatori di benessere equo e sostenibile, che poi sono stati armonizzati in qualche modo con quelli SDG dell'Agenda 2030. Non so bene se sarà sufficiente, però noi vorremmo fare una riunione qui al più presto. Andrea Battistoni sta seguendo, mettendo insieme una serie di, perché ci sono molti approcci a questo tipo di misurazione. E tra l'altro adesso, in questo periodo, per quanto riguarda l'attuazione del PNRR, questi rischiano di essere, come dire, di essere sovrapposti a quelli tradizionali, gli indicatori MEF, 50 indicatori che sono annunciati, che saranno seguiti dal MEF in particolare, ma poi da tutte le amministrazioni, per monitorare l'andamento e gli impatti del piano nazionale. Con questo grazie ancora, e io direi che sentiamo il rapporto della presentazione del centro di Romina Boarini, che ringrazio molto. Grazie mille, buongiorno a tutti, buon pomeriggio a tutti. Spero che mi sentiate bene. Ho qualche slide. Può anche abbassare un... D'accordo, abbasso il volume. Metto io gli slides o fate voi? Cosa è previsto? Provo a fare io allora, non sento nulla dalla regia, quindi immagino che sono io che devo farlo. L'introduzione che il Presidente faceva e anche le parole di Fabiola ovviamente hanno già dato un'idea molto precisa del contesto nel quale farò la mia presentazione. Naturalmente voi sapete che l'OCSE ha lavorato sulla questione dello sviluppo sostenibile da numerosi anni, e in effetti l'Italia ha contribuito a questi lavori in maniera molto importante, naturalmente con Enrico Giovannini, ma anche Biola ha fatto parte dei nostri team quando l'OCSE poi ha lanciato, diciamo, le prime iniziative di misura concreta del benessere, che sono praticamente state fatte intorno agli anni 2010. Ovviamente ciò che ha molto, diciamo, cambiato un po' la traiettoria che
insieme dell'OCSE ha preso sulla questione della misura del benessere ecosostenibile, effettivamente l'adozione dell'agenda 2030, perché come lo ricordava il Presidente, ovviamente ci sono delle importanti questioni legate all'articolazione degli indicatori statistici, chiaramente, ma anche poi dei piani di politiche che vengono messi in piedi per raggiungere questi obiettivi. L'OCSE ha deciso di creare WISE, il centro che dirigo, l'anno scorso, ed è una decisione che è stata presa per delle ragioni istituzionali, essenzialmente per dare all'agenda sul benessere un impatto ancora più importante, per metterla veramente al centro del lavoro dell'organizzazione, perché chiaramente il benessere è una questione orizzontale, olistica, come è stato già ricordato, e quindi è stato proprio pensato che fosse necessario avere un insieme di persone che potessero lavorare sull'argomento del benessere, però che potessero anche poi interagire con una serie di comitati dell'OCSE che costituiscono poi le infrastrutture istituzionali dell'OCSE. Quindi è un'agenda che è cominciata come un'agenda di misura, di statistica, e quindi veniva fatta unicamente con il comitato di statistica, invece poi è stato deciso di portarla, nel raggio di azione di altri comitati che hanno poi un ruolo più importante per definire le politiche, che siano economiche, sociali o ambientali. Velocemente, le nostre priorità: innanzitutto continuiamo ovviamente a lavorare sulla questione della misura e della misurazione, quindi ci concentriamo sul benessere della popolazione, ma anche sul benessere di alcuni gruppi in particolare, e in particolare per i prossimi 2-3 anni ci concentreremo sui giovani, sui bambini e sui giovani. Ovviamente uno dei gruppi che sono stati impattati o comunque hanno sofferto di più hanno sofferto più delle conseguenze della pandemia. Ovviamente non è solo la misura, come lo ricordavo, ma anche capire poi quali sono le implicazioni di policy, e in particolare, ritorno sulla questione appunto dei bambini e dei giovani, metteremo sicuramente l'accento nell'ambito dei lavori che svilupperemo e struttureremo nei prossimi anni sulla questione del focus degli interventi precoci e sul ciclo di vita. Abbiamo poi una serie di collaborazioni specifiche con i paesi in funzione delle priorità strategiche di ogni paese. La presentazione di oggi ha due segmenti, ha due punti in particolare. La prima cosa che volevo fare è condividere con voi i risultati principali di uno studio che abbiamo appena pubblicato un paio di settimane fa, che documenta l'impatto della pandemia sul benessere delle popolazioni. E invece nella seconda parte della presentazione vorrei concentrarmi sui nostri lavori sulla questione della transizione giusta, che è poi il topic principale della discussione, del dibattito che avremo oggi insieme. La prima parte della presentazione, quindi, semplicemente vorrei mettere un po' in avanti, vorrei un po' condividere i risultati principali di questo studio, e prima di farlo vorrei ricordare qual è la definizione del benessere che noi diamo. È una definizione che ovviamente ha fatto oggetto di consultazioni specifiche con gli istituti nazionali statistici, ma non solo, anche con i gruppi della società civile, ed è stata adottata, quindi una definizione adottata nel 2011, dalla quale poi si sono ispirate alcune iniziative nazionali, anche quella poi del BES che il Presidente ricordava. Il quadro concettuale, il quadro di riferimento e di misura ovviamente si concentra sulla definizione del benessere delle popolazioni che vivono oggi, quindi le generazioni di oggi, e definizione quindi che si articola intorno che si struttura intorno alle determinanti o ai componenti di benessere che sono di tipo più tradizionale, quindi economico, però anche ovviamente componenti della qualità della vita. In seguito l'idea è quella di ovviamente non solo studiare il benessere della popolazione di oggi, ma chiaramente inserirlo in un ambito di sostenibilità, in un'ottica di sostenibilità, e quindi utilizziamo l'approccio dei capitali per capire quali sono gli investimenti essenziali che i governi, ma non solo, fanno oggi per poter poi generare e sostenere benessere in maniera appunto sostenibile nel tempo. L'altra caratteristica di questo approccio è chiaramente quella di anche insistere sugli elementi di equità, di distribuzione. Anche questo penso che sia un elemento che è stato già ampiamente sottolineato dal Presidente e da Fabiola, chiaramente quindi monitorare le diseguaglianze di diverso tipo, ce ne sono varie. Quindi questo è il nostro quadro concettuale, la nostra definizione statistica. Ci sono degli indicatori ben precisi, chiaramente, che noi raccogliamo, che sono comparabili tra i paesi,
e armonizzati tra i paesi, e nello studio che abbiamo pubblicato 2 settimane fa essenzialmente abbiamo utilizzato alcuni di questi indicatori ed altri nuovi indicatori per documentare quali sono stati, diciamo, come la vita è cambiata, come il benessere delle popolazioni dei paesi OCSE sono cambiati a partire dall'inizio della pandemia. Chiaramente il primo risultato non credo sarà particolarmente sorprendente, ovviamente l'impatto più grande che si vede è quello sulla salute fisica, con un aumento dei decessi del 16% in tutta l'area OCSE rispetto all'inizio, quindi a partire dall'inizio della pandemia. La cosa, diciamo, che forse meno conosciuta, però altrettanto grave e importante, soprattutto quando, diciamo, si guarda alle conseguenze future della pandemia, è l'impatto sulla salute mentale. E quello che abbiamo constatato è che nella maggior parte dei paesi OCSE c'è stato un aumento delle persone a rischio di depressione e ansia. Ovviamente, come tutti già sapete molto bene, chiaramente i vari protocolli sanitari, le varie procedure di lockdown hanno chiaramente cambiato le abitudini di vita. Ovviamente molti di noi, quasi tutti, siamo stati costretti a rimanere a casa e siamo stati costretti ovviamente a ridurre le frequentazioni sociali. E questo chiaramente ha avuto un impatto molto negativo, perché la maggior parte delle persone, soprattutto quelle che vivevano da sole, comunque con nuclei familiari molto piccoli, hanno dichiarato ovviamente un aumento, diciamo, della solitudine. L'Italia da questo punto di vista, diciamo, non fa né peggio né meglio dell'area OCSE. Vedete in questo primo grafico che in realtà appunto, il numero delle persone che hanno sofferto di solitudine più o meno si situa in media come la media OCSE. Invece per quanto riguarda le persone che si sentono escluse dalla società, l'Italia ha fatto meglio, nel senso che durante questi ultimi 2 anni in Italia il numero delle persone che hanno dichiarato, diciamo, di sentirsi escluse e ai margini della società è aumentato meno che nella maggior parte degli altri paesi OCSE. Naturalmente l'altra, diciamo, cosa che sappiamo tutti di questo periodo è che i governi si sono dati molto da fare, hanno chiaramente reagito con grande tempestività e con grande sollecitudine per cercare di far fronte all'impatto economico e sociale della pandemia, quindi ci sono stati degli interventi di welfare molto forti, tra i più importanti, diciamo, tra quelli registrati negli ultimi 50 anni, e questo ha avuto un impatto molto positivo sul reddito disponibile delle famiglie, che in realtà, come potete vedere nel primo grafico, è anche aumentato fino all'inizio del 2021. Non è solo un reddito medio che abbiamo studiato, ma anche ovviamente il reddito dei vari ceri sociali e delle varie fasce della popolazione, e chiaramente i gruppi più colpiti sono quelli nel mercato del lavoro, sono stati quelli chiaramente con redditi inferiori, quindi lavoratori anche con contratti part-time, con contratti di tipo non standard, e sicuramente con educazione, livelli di istruzione meno importanti, quindi, diciamo, se si guarda la disuguaglianza indotta dallo shock subito dal mercato del lavoro, questa disuguaglianza aumenta, però in realtà gli interventi di welfare, e quindi gli interventi chiaramente che hanno preso la forma di sussidi di disoccupazione o interventi appunto per limitare i licenziamenti, invece hanno beneficiato di più le popolazioni a reddito più basso, e quindi in realtà quando si guarda, diciamo, a un indice classico che è come il Gini o come i rapporti di interquartile dei redditi, si vede che anche appunto i redditi inferiori hanno tenuto molto bene, proprio perché l'intervento dei governi si è concentrato sulle fasce più precarie. Da un punto di vista del mercato del lavoro ci sono stati ovviamente recentemente dei miglioramenti, però come potete vedere nel secondo grafico, in realtà il tasso di sottoutilizzo della forza lavoro continua ad essere un problema in tutti i paesi OCSE. Allora, in questo rapporto ci siamo occupati appunto non solo di fare il punto sul benessere economico, ma anche quello non economico. Vi ho già fatto vedere un po' delle statistiche che riguardano, per esempio, i sentimenti di inclusione e esclusione rispetto alla società, i sentimenti di solitudine, però una cosa molto importante ovviamente è come le famiglie, le persone sono riuscite a riconciliare gli obiettivi di vita professionale e vita familiare, perché chiaramente cambiando, diciamo, tutto il modo di vita, essendo molti di noi a casa, ovviamente questo ha indotto ovviamente dei nuovi comportamenti, chiaramente ha indotto anche una serie di nuove responsabilità
che in particolare per alcuni gruppi, per le donne, ma non solo, e questo poi ha anche dato, diciamo, ha creato anche delle nuove tendenze nel mercato del lavoro e soprattutto nella maniera in cui poi le imprese hanno gestito, alcune di loro sono state più agili e più capaci di gestire queste nuove forme, diciamo, di telelavoro, di smart working o di lavoro ibrido, altre un po' meno, e in questo studio abbiamo appunto documentato come il fatto che la pandemia non si fosse fermata ma abbia continuato ad essere presente e continui ancora oggi a essere presente, come questo ovviamente poi abbia un impatto abbastanza allarmante sulla capacità di riconciliare vita familiare e vita professionale. In particolare, ripetevo, per alcuni gruppi, come per esempio le donne, ma anche per esempio per i giovani, ed anche le persone che hanno più difficoltà da un punto di vista finanziario. Per queste popolazioni il telelavoro non è necessariamente una manna, ma comunque continua, diciamo, a presentare delle sfide. Come dicevo anche prima, uno dei gruppi che sono stati colpiti di più dalla pandemia è quello dei giovani adulti e dei bambini, chiaramente non da un punto di vista strettamente, diciamo, sanitario, ma se si guarda per esempio agli impatti sulla salute mentale, sono stati veramente tra i più alti nei giovani, e anche, diciamo, tutto ciò che si tratta, diciamo, di vita in comunità, chiaramente, e forme di inserimento nel mercato del lavoro. Quindi sicuramente per tutti i paesi OCSE, i governi OCSE, i giovani costituiscono un po' il gruppo sul quale bisognerà concentrarsi nel seguito. Dicevo anche prima, ovviamente le condizioni abitative, quindi chiaramente la maniera in cui le famiglie si sono organizzate, sono sempre più, ancora più importanti di quelle forse sono sempre state, e in particolare in molti paesi OCSE abbiamo constatato che i genitori con bambini piccoli hanno registrato i cali maggiori nella soddisfazione della vita, ovviamente perché si sono trovati spesso in condizioni di dover improvvisare chiaramente un nuovo lavoro, un nuovo tipo di lavoro, e al tempo stesso chiaramente doversi occupare dei bambini, soprattutto nei paesi in cui non c'erano delle politiche, diciamo, educative di istruzione a distanza. Chiaramente le conseguenze della crisi non sono solo conseguenze che vediamo, diciamo, vediamo oggi, le vediamo soprattutto come indice di un deterioramento possibile di alcuni di quei capitali, diciamo, di cui parlavo prima, il capitale economico, il capitale sociale, umano e naturale, che poi sono, diciamo, la fonte di benessere nel tempo. E in particolare appunto il capitale umano è uno di quelli chiaramente che è stato colpito di più durante la crisi. Lo si vede per esempio in tutti i paesi, soprattutto che non hanno appunto messo in piedi delle forme di politiche di istruzione a distanza, lo hanno fatto molto tardi, oppure lo hanno fatto con grande incertezza, cioè cambiando strategia nel corso della pandemia. In alcuni paesi OCSE, c'è uno studio dell'UNESCO che è riportato in questo grafico che spiega che le implicazioni possibili appunto della mancata istruzione, di un'istruzione senza continuità o di qualità, diciamo, insufficiente, si tradurrà per un aumento importante del gruppo degli studenti che hanno poche competenze scolastiche o competenze scolastiche piuttosto deboli. Gli altri impatti della pandemia sul capitale umano, che avranno una durata nel tempo, sono quelli che sono visibili guardando le zone di vita, quindi per esempio le abitudini alimentari, le abitudini legate allo sport, all'attività fisica, al consumo di alcol e il fumo. In tutti questi, diciamo, in tutte queste categorie, nella maggior parte dei paesi OCSE, purtroppo c'è stato un peggioramento del capitale umano, quindi con abitudini meno buone adottate e prese dalla maggior parte delle popolazioni. Adesso vorrei un po' spiegarvi rapidamente, prima di arrivare alla seconda parte della presentazione, quali sono, diciamo, le implicazioni di policy, quindi i suggerimenti che noi ci siamo trovati a dare ai governi, in particolare appunto quelli che stanno lavorando in Europa nei piani di ripresa e di ricostruzione, però naturalmente tutti i paesi OCSE in questo momento sono con le mani molto prese, diciamo, sono molto occupati dalla questione della ristrutturazione dell'economia. Abbiamo insistito su quattro punti che in parte direi fanno anche eco un po' alle cose che erano già state sollevate in introduzione della sessione.
La prima è l'importanza di rifocalizzare le azioni pubbliche sulle cose che contano di più, le priorità che contano di più per le popolazioni. E questo vuol dire monitorare gli impatti sul benessere attuale, sui capitali, i pilastri del benessere futuri e anche, come dicevo prima, sui gruppi della popolazione. Il presidente ricordava prima, il presidente Traoré ricordava prima appunto la difficoltà o comunque diciamo ovviamente la sfida che ogni volta abbiamo quando ci sono nuovi set di indicatori, adesso ce n'è uno nuovo appunto che il MEF sta sviluppando per guardare l'impatto del piano, del piano nazionale di ripresa e di ricostruzione. Ovviamente dobbiamo fare in modo che questo set di indicatori sia il più coerente possibile rispetto a degli strumenti, delle strumentazioni che già esistono come il BES, e non solo il BES, perché poi il Tesoro italiano, sicuramente lo sapete bene, già integra una parte, un sottoinsieme degli indicatori del BES nella definizione della legge di bilancio, quindi ci sono una serie di indicatori statistici, è importante utilizzarli però chiaramente con coerenza. La seconda azione che abbiamo consigliato ai governi è quella di poter riprogettare e ridisegnare le politiche e i programmi adottando un approccio multidimensionale. E nella slide successiva darò un esempio. Il vero problema di queste azioni, di queste misure che spesso vengono pensate, riflettute, implementate in silo, cioè non avendo, senza prendere, senza analizzare le esternalità o le altre conseguenze delle politiche sugli altri obiettivi di benessere. Quindi è veramente importante creare un approccio integrato di policy nella quale ogni misura viene valutata per l'impatto possibile su una serie di elementi del benessere oggi e domani. Questo significa riallineare tra i portafogli di governo, tra i dipartimenti responsabili, perché ovviamente molte di queste politiche sono multidimensionali e quindi anche se esiste una responsabilità istituzionale in un certo dipartimento, in un certo ministero, ovviamente è importante creare delle forme di cooperazione e coordinamento sulla definizione e l'implementazione delle politiche. E infine riconnettere le persone con le istituzioni, e questo significa due cose. La prima cosa ovviamente aver presente che il capitale sociale, anche quello è stato purtroppo impattato negativamente dalla pandemia. All'inizio della pandemia gli indici di fiducia nelle istituzioni, quindi quello che esprimono i cittadini rispetto alla fiducia espressa rispetto al funzionamento dei governi, delle istituzioni, era in lieve aumento, probabilmente perché i governi hanno risposto in maniera molto pronta ai primi segni di pandemia, però questi indici poi si sono di nuovo, hanno cominciato a declinare di nuovo, quindi raggiungendo quel trend abbastanza negativo che abbiamo visto nell'area OCSE da un paio di decenni. Chiaramente riconnettere le persone significa anche poi utilizzare la società civile, perché nella società civile dove c'erano spesso le espressioni più interessanti, più importanti e poi chiaramente più partecipative che permettono effettivamente a tutti i cittadini di poter contribuire in maniera attiva rispetto anche alla definizione e all'implementazione delle politiche. Un esempio del triple win di cui parlavo prima, cioè di una serie di politiche che sono per noi positive, nel senso che hanno impatti veramente positivi, concreti sul benessere di oggi, sul benessere di domani e sull'equità, quindi per dirla in sintesi, triple win per il BES, per quello che voi chiamate in Italia il BES. La prima cosa è promuovere la creazione di posti di lavoro sostenibili, inclusivi e di alta qualità. È un obiettivo per i governi, ma è ovviamente anche un obiettivo per il settore privato. Il presidente Traoré lo diceva all'inizio, chiaramente questa è anche un'agenda per il settore privato. Abbiamo bisogno chiaramente di politiche pubbliche che diano degli incentivi forti a un settore privato che ovviamente si orienti nella stessa direzione. Il secondo suggerimento di policy è quello di utilizzare chiaramente le politiche di apprendimento e di formazione continua, di quella che viene fatta naturalmente dopo i cicli iniziali di istruzione, in particolare per ridurre le disuguaglianze nelle opportunità. Quindi chiaramente oggi siamo in tutte le economie OCSE un grande processo di trasformazione, di riallocazione delle risorse, come avviene ogni volta che c'è un grosso shock economico, una grossa crisi. Chiaramente questo significa essere in grado di poter fare in modo che le competenze degli individui non solo non vengano perse, ma anzi siano chiaramente adattate e messe a giorno per poter rispondere ai nuovi bisogni produttivi. Un punto importantissimo sul quale voglio
soffermarmi è l'importanza di rafforzare la prevenzione e la promozione della salute mentale e fisica. Come dicevo, la salute mentale è stata molto impattata in maniera veramente negativa da questa crisi, continuerà ad esserlo perché la crisi non è finita, la pandemia non è finita, come lo sapete molto bene, e la promozione della salute mentale era già un grande obiettivo, o sarebbe dovuto già essere un grande obiettivo nei paesi OCSE, dove in alcuni abbiamo fatto dei sondaggi che ci dicono che una parte altissima della popolazione, più del 50% della popolazione, in realtà vorrebbe poter beneficiare di servizi di salute mentale, cioè vorrebbe avere delle consultazioni, vorrebbe essere supportato da un punto di vista mentale. Non può esserlo semplicemente perché questi servizi non esistono in maniera accessibile nell'area OCSE. Abbiamo anche una serie di raccomandazioni per aumentare il benessere dei bambini e dei giovani, in particolare diciamo delle categorie più deboli, e questo tipo di approccio, anche questo tipo olistico che stiamo in realtà sviluppando, permetterebbe appunto ai governi dell'OCSE di considerare per esempio la riduzione della povertà infantile o anche dell'esclusione appunto dei giovani diciamo, come un obiettivo trasversale di governo. E da questo punto di vista devo sicuramente ricordare e salutare il lavoro che l'Italia sta facendo sul Family Act, che è molto interessante e che contiene degli elementi che sono completamente coerenti rispetto a questa raccomandazione. E infine, come dicevo prima, trovare delle iniziative, sviluppare delle iniziative concrete per rafforzare la fiducia nei governi. Allora, brevemente, lasciatemi semplicemente introdurre il tema nesso di disuguaglianza e ambiente, il tema della transizione giusta, e credo poi altri oratori dopo di me, altri relatori dopo di me svilupperanno nel dettaglio. Per noi all'OCSE è stato un punto importante cercare di fare questa analisi perché per anni abbiamo affrontato da una parte la questione dell'economia verde, dall'altra la questione dell'economia inclusiva, e a un certo punto ovviamente ci siamo resi conto che si trattava di dover portare insieme queste due riflessioni, perché chiaramente si parla di una trasformazione, la trasformazione ambientale è una trasformazione che ha un impatto, una dimensione sociale importantissima, e quindi è quello che si fa in questo rapporto nel quale si studia la relazione tra l'ambiente e le disuguaglianze, in particolare concentrandoci sugli impatti dell'inquinamento atmosferico e cambiamento climatico su alcune popolazioni, alcuni gruppi delle popolazioni, alcune geografie, alcuni settori, e al tempo stesso guardare l'altro aspetto dell'equazione, che sono gli impatti distributivi delle politiche pubbliche. Quindi ogni volta che chiaramente ci sono delle politiche ambientali di tipo tariffario, di tipo di tassazione, ovviamente hanno degli impatti e spesso purtroppo sono impatti regressivi. E quindi il succo di questo lavoro è quello di cercare di spiegare che non si può risolvere il problema ambientale, non si può rispondere al cambiamento climatico senza preoccuparsi poi dell'impatto profondo che questo ha sul benessere di alcune popolazioni. Allora, vi salto un po' la parte concettuale, semplicemente per dire che l'impatto continua a essere un problema dal punto di vista analitico e statistico molto difficile da studiare, perché i dati non sono sufficientemente dettagliati e aggiornati come sarebbe necessario. Ciononostante, siamo riusciti a mettere in avanti alcuni risultati che sono un pochino più dei trend, delle tendenze forti che abbiamo riscontrato in una serie di paesi dell'OCSE. La prima cosa è che l'esposizione all'inquinamento è maggiore nelle città, ovviamente rispetto per esempio ai territori extraurbani, però l'impatto dell'inquinamento è più forte per le popolazioni vulnerabili. Le popolazioni vulnerabili sono quelle che sia per ragioni di età, ragioni di occupazione, ragioni legate all'accessibilità, ai servizi di sanità pubblica, sono meno in grado di curarsi, sono meno in grado anche di ovviamente di o hanno delle malattie croniche regresse più importanti, e quindi poi hanno degli impatti di inquinamento che sono più negativi. Quindi in realtà quello che vediamo è che le famiglie con redditi più bassi spesso sono proprio quelle meno in grado di investire per potersi proteggere contro gli effetti nocivi dell'inquinamento. I bambini e gli anziani rimangono tra le popolazioni più colpite dall'inquinamento durante i primi anni di vita e spesso chiaramente anche durante i periodi
precedenti nella vita, quindi durante chiaramente quindi la salute della donna, soprattutto il momento della gestazione, è importantissima, e però anche poi chiaramente negli anni, diciamo, invece di fine vita sono ugualmente molto importanti per capire come queste malattie non trasmissibili si diffondono nella popolazione. Gli impatti sul benessere sono anche più grandi per quelli che gli impatti del cambiamento climatico sono più importanti per i redditi più bassi e anche per i lavoratori che sono in settori più esposti. Anche qui ci sono una serie di studi, in particolare vengono dai paesi anglosassoni, per esempio una letteratura molto nuova, molto interessante, che ci spiega che in particolare ci sono dei gruppi, per esempio i gruppi che appartengono a minoranze etniche, che sono quelli che poi fanno anche dei lavori che sono più spesso a contatto con forme di inquinamento importanti. Termino con una slide che conclude sul tipo di approccio che sarebbe necessario nei paesi OCSE per fare in modo che la transizione riesca, come diciamo noi, riesca a tutti, nel senso che sia appunto incentrata sulle persone, che diventi un'opportunità e non solo un costo e un problema per la maggior parte della popolazione. La prima cosa è molto importante, ovviamente, avere in mente che le politiche ambientali, che siano appunto di tariffe o che siano di imposte, legate appunto alle esternalità ambientali, cioè tutto ciò che viene fatto per internalizzare l'esternalità ambientale, in realtà quando viene strutturato sotto forma di tariffa imposta per le famiglie, chiaramente ha un impatto regressivo, e quindi è necessario in realtà mettere delle politiche di accompagnamento. Spesso possono essere di transfer, dei trasferimenti, di sussidi, o possono anche essere altro tipo di strumento, però devono essere proprio compensate per evitare ovviamente l'impatto negativo. Il secondo tipo di politica è l'investimento nel capitale umano, quindi politiche di lavoro che possono da una parte sostenere il reddito, quindi con degli schemi di welfare precisi, dall'altra continuare a migliorare le competenze, anche in questo modo per facilitare la riallocazione dei lavoratori. Quindi questo era un po' anche il punto che facevo prima rispetto al tipo di trasformazione che vediamo oggi rispetto alla crisi. Ci sono anche, naturalmente, non sono solo le politiche nazionali, ma ovviamente politiche settoriali sono fondamentali. Allora, settoriali e localizzate. Settoriali chiaramente significa che abbiano un po' un disegno specifico. Si parlava prima appunto di una nuova politica industriale a livello del paese, però chiaramente poi che tiene specificamente conto di alcune industrie che ovviamente avranno dei cambiamenti più forti dovuti al cambiamento climatico o dovuti all'esigenza di diventare sostenibili. E su queste politiche settoriali, quello che abbiamo messo un po' in evidenza nel nostro rapporto è l'importanza dei partner sociali, del dialogo sociale, chiaramente, per poter arrivare ovviamente a politiche concertate per fare in modo appunto che gli impatti siano distribuiti in maniera equa. Ovviamente a livello locale è importantissimo la partecipazione, ma anche poi appunto un tavolo di lavoro congiunto con quelli che sono gli stakeholders a livello locale e le comunità locali. Anche lì delle esperienze interessanti nei paesi OCSE. In alcuni contesti locali sono riusciti a mettere in piedi dei processi di transizione che chiaramente sono molto pesanti e che comunque si struttureranno e si andranno avanti nei prossimi anni. Non sono cose che si fanno in un anno, ma sono interessanti perché appunto sono partiti un po' da una forma di pianificazione locale che ha coinvolto il territorio, gli attori chiave del territorio. E infine il punto, anche questo, sulla governance e policy making efficiente, cioè avere una governance a 360 gradi, che ovviamente anche ha in mente un calendario di azione ovviamente di lungo periodo e ovviamente una, dei meccanismi di collaborazione tra vari dipartimenti, vari ministeri e vari livelli di governo, quindi ovviamente un coordinamento tra il governo nazionale e locale. Io mi fermo qui e non so se ci sono domande adesso o dopo, ma con molto interesse risponderò alle domande. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille, Romina. Direi di lasciare alla fine le domande,
perché siamo in un leggero ritardo. Chiedo scusa per questo. Il professor Salvemini mi ha pregato di scusarlo. L'avete visto seduto vicino a noi, ma il ministro l'ha chiamato urgentemente, quindi si sposterà in un'altra sede e tenterà di ricollegarsi con noi. Quindi prego la regia, se può, di lasciare le slide del professor Salvemini per come ultima relazione. Dunque, ora il programma prosegue con il professor Luigi Fusco Girard, che ci parlerà appunto del futuro delle città vivibili. Prego Luigi. Luigi, ci senti? Sì, penso che adesso mi sentite. Sì. Mi senti? Chiaro e forte. Ah, benissimo. Dunque, grazie innanzitutto per questo invito. Io ho organizzato questa mia presentazione intorno a questa questione. Qual è l'immagine di città desiderabile o sostenibile che oggi si sta mettendo a fuoco, più o meno si sta consolidando, rispetto al status quo che le nostre città ci presentano ogni giorno quando le frequentiamo, le viviamo, e come la transizione ecologica sia uno dei modi con i quali, ma molto importante, con i quali si può ridurre questa differenza tra il piano del dover essere, l'immagine di città sostenibile, e lo status quo, la realtà insostenibile delle nostre città e in particolare delle nostre grandi città, delle città metropolitane e in particolare delle città portuali metropolitane, perché hanno una responsabilità molto maggiore. Ora, io ho apprezzato in questa introduzione che è stata fatta, e soprattutto da parte dell'amica dell'Ocse, di questa enfasi sul human-centered development, sull'approccio centrato, sulla gente, sulle persone, sul capitale umano e sociale, sulle forme materiali di capitale, in sostanza, perché quello che noi dobbiamo perseguire è in realtà uno sviluppo non solo sostenibile, ma uno sviluppo umano sostenibile. E tutta l'enfasi che si sta facendo, che si è fatta sul benessere, serve appunto per dare un supporto operativo e anche quantitativo a questa enfasi del human-centered approach. Ora, in questo contesto dell'human-centered approach, io credo che, ma anche nel contesto della verifica di efficacia delle politiche pubbliche, io penso che un ingrediente fondamentale, è stato molto ben esposto nelle ultime riflessioni, sia collegato con questo capitale immateriale, questo valore, ecco, che è la fiducia. Questo valore antico, che è la fiducia, che già John Locke metteva in evidenza, aveva delle implicazioni formidabili sull'economia, sul mercato, eccetera, eccetera. La fiducia che significa, in un contesto di crescente sfiducia, di crescente preoccupazione o di incertezza e quindi di non speranza nel futuro e quant'altro, questo che significa fiducia, significa disponibilità a collaborare, a cooperare, to become together, to affrontare insieme, to face together, questo together che è ripetutamente, retoricamente enfatizzato, ma che trova nella esistenza o non esistenza della fiducia l'ingrediente fondamentale. Io coopero con te, con voi, nella misura in cui ho fiducia in te, in voi, se no faccio solo programmi formali, dichiarazioni formali, promesse, eccetera, eccetera, ma non. E un altro elemento fondamentale che è stato messo in evidenza, su cui appunto anche io voglio soffermarmi, è questa necessità, della valutazione. La fiducia
collegata con la capacità, diciamo, di produrre risultati, di produrre risultati in maniera, diciamo, come devo dire, sistematicamente interpretandoli questi risultati, ma come parte terza, cioè una cultura della valutazione essenziale per, diciamo, rigenerare fiducia e, diciamo, riprendere questa capacità, diciamo, di valutare le politiche pubbliche ex ante ed ex post, non solo ex ante, perché ex ante le facciamo, ex post che sono l'elemento fondamentale con cui si, diciamo, si migliora. Io naturalmente, diciamo, mi occupo di città, quindi il mio punto di vista è collegato con, diciamo, non con i paesi, è collegato con i governi locali, è collegato con le città, perché le città hanno, diciamo, hanno un ruolo importante, molto importante nella produrre dei risultati maggiori o minori, un'efficacia maggiore o minore anche rispetto ai progetti, ai programmi del PNRR. E a livello, diciamo, di territoriale, urbano territoriale, che si misureranno questi risultati e per questi risultati avranno una maggiore o minore, diciamo, forza nella misura in cui, guarda caso, saranno sostenuti dal basso. Quindi occorre agire dall'alto, ma occorre sostenere dal basso questi programmi di fiducia, ma di cultura. Qui faccio sempre l'esempio dell'auto elettrica. L'auto elettrica come tecnologia fu inventata 100 anni, decine e decine di anni prima, e però non ebbe successo perché fu rifiutata per ragioni culturali. I colli di bottiglia, i momenti tecnici o giuridico-amministrativi o finanziari, fiscali, ma solo sul piano culturale. E se non affrontiamo questi, quando finiranno le risorse, diciamo, dei PNRR, saranno grossi problemi. Beh, questa era un po' un'introduzione. Ora, io non so se c'è qualcuno che può proiettare, diciamo, quella serie di, diciamo, Fabio, la mi sai dire tu qualcosa, oppure non... Luigi, no. Non so se la regia ci può aiutare in questo. Beh, senso. Non c'è problema, se non ci sta non c'è problema, ma io credo che valga la pena procedere. Allora, i punti intorno ai quali ho organizzato questa riflessione sono, diciamo, lo status quo, no? L'insostenibilità attuale delle nostre città, la città sostenibile rispetto alle città autosostenibile. Le città nostre sono sostenute, non sono né sostenibili né autosostenibili. La visione di città sostenibile è la visione oggi di città decarbonizzata, ecco, in cui la propria economia, diciamo, in parte decarbonizzata, in cui siamo stati capaci di sequestrare CO2, ma anche di produrre molto, molto, molto meno di CO2. Un altro punto si riferisce a come questa transizione, tenendo conto che le città nel mondo, in Europa in particolare, si stanno muovendo intorno a questo modello di economia circolare e si autodefiniscono e rappresentano se stesse al mondo come città circolari, farò alcuni esempi. In questo contesto, diciamo, occorre introdurre delle strategie energetiche, perché alla fine, diciamo, questo è il problema della transizione, delle strategie energetiche che rivedono totalmente il sistema di approvvigionamento energetico delle città, oggi centralizzato, e faccio riferimento a tutte, non a alcune, tutte le possibili, immaginabili, sono variabili con le geografie, forme di energie rinnovabili, e poiché esse sono caratterizzate da una sostanziale discontinuità, introducono forme molto intense di, diciamo, strumenti di tecnologie digitali per poter essere gestite, per poter garantire quella, diciamo, continuità nella domanda. Quindi le tecnologie energetiche digitali come, diciamo, necessario, indispensabile passaggio
per ridurre lo scarto, la distanza tra il piano dell'essere e il piano del dover essere. E poi farò alcune conclusioni, diciamo, di tipo generale. Mi è piaciuta molto nell'introduzione quell'aggettivo, la reale transizione ecologica, perché ci sono, diciamo, molte interpretazioni, appunto, di tipo ottimistico da un lato, ma anche pessimistico dall'altro, su questa transizione ecologica. E che, diciamo, ne dicono di tutti i colori su questa, diciamo, possibile ipotesi di riorganizzazione che in ogni caso è indispensabile ed è la più grande trasformazione che l'umanità ha mai fatto in così poco tempo. Mai si era vista un impegno, un progetto così straordinario in così poco tempo. Credo che della storia dell'umanità non esista qualcosa di analogo. E quindi dobbiamo cercare di migliorare i nostri approcci, ed è stato detto anche giustamente in termini di come valutiamo, con quali indicatori compositi valutiamo poi la variazione di benessere, che questa transizione, se vuole essere anche non solo ecologicamente efficace, ma human centered, deve comportare. E quindi, ecco, le città hanno una enorme responsabilità nel aver determinato gli impatti climalteranti e gli impatti inquinanti, quindi la possibilità che poi incide in maniera strepitosa sui livelli di benessere. Le città sono per definizione il progetto dell'uomo di vita insieme con l'altro uomo, no? E però oggi le città sono la negazione di questo progetto di vita in relazione con. Sono i luoghi in cui si concentrano solitudini, isolamento, forse anche forme di non solo diffidenza o di sfiducia, ma di disperazione. E la disperazione genera in circuito vizioso, diciamo, ulteriori marginalizzazioni. Le città sono il luogo dove si produce la ricchezza di un paese, dove si moltiplicano le disuguaglianze sociali e tutte le forme di povertà. E le città sono il luogo in cui si concentra il massimo consumo di energia, e quindi, diciamo, dove gli impatti climalteranti sono generati, che gli uni e gli altri incidono su, poi ci stanno portando a una, diciamo, stiamo scoprendo di essere non solo socialmente disconnessi, realmente disconnessi, ma stiamo scoprendo di essere disconnessi anche rispetto al mondo ecosistemico, ai web della natura, di madre natura. Stiamo modificando le traiettorie dinamiche evolutive di madre natura addirittura. E le città, soprattutto le grandi città portuali, hanno una responsabilità molto molto forte. E però le città sono anche i laboratori nei quali, diciamo, si prenderà forma la società del nostro ventunesimo secolo, in sostanza. E quindi, diciamo, sono un problema e sono esse stesse la soluzione del problema. Sono il luogo in cui si riduce la biodiversità, se non interveniamo, e in cui le conseguenze di queste negative conseguenze sul benessere, sulle attività umane, si fanno sentire sempre più forti. Insisto sulle città portuali perché sono le città più dinamiche, le città portuali, e non lo dico io, lo dice il pensiero economico da secoli, cioè, decine e decine di anni. William Petty, Vauban, Cantillon, insomma, lo stesso Abate Galiani metteva in evidenza qual è l'importanza di un porto fluviale, un porto marittimo in sostanza, per la dinamica commerciale di una città. Però mettendo anche in evidenza, diciamo, come assieme a questi fattori positivi ci sono anche dei fattori negativi. Oggi questi fattori negativi sono collegati, come dicevo, con, diciamo, l'inquinamento. Il paradosso qual è? È che praticamente queste città portuali in tutta Europa
e in Italia in particolare, però hanno anche degli aspetti positivi sorprendenti. Per esempio, prendiamo le città metropolitane italiane, sono le 14 città metropolitane dove vive circa un terzo, un po' di più di un terzo della popolazione italiana, ebbene sono per due terzi tutte città portuali, sono per più di due terzi tutti siti UNESCO e sono tutte al 100% città con elevata qualità paesaggistica, storico-culturale. Non pensiamo soltanto a Amalfi, Genova, Venezia, Napoli, a Siracusa, pensiamo anche a Bergen, Istanbul, Porto, Amsterdam. Insomma, c'è una bellezza in questa città, in questo paesaggio, che è un elemento attrattore che viene molto spesso compromesso dalle attività portuali e molto spesso anche conseguenti alla deindustrializzazione. La cosa interessante è che però nelle città portuali è nata l'economia circolare. L'economia circolare, le esperienze di simbiosi industriale sono tutte nate, non solo in Europa, ma anche fuori Europa, nelle città portuali. E cosa sono queste esperienze di simbiosi industriale? Sono esperienze in cui si è prodotto contemporaneamente una forma triplice di profitto. Un profitto economico, ma anche un profitto ecologico, ma anche un profitto sociale. E oggi, diciamo, questa cosa, diciamo, deve far riflettere, perché il modello di economia circolare non è collegato soltanto al recupero, riuso, riutilizzo dei materiali, perché così riduciamo le importazioni. No. Le città portuali che hanno messo a fuoco e hanno realizzato, a cominciare da Kalundborg, poi anche, diciamo, ma anche in Giappone, ma anche a Dunkerque in Francia, insomma, queste città portuali ci mostrano come la cooperazione conviene economicamente, ecologicamente e socialmente, e ci dicono che uno sviluppo economico è fondato sulla capacità cooperativa collaborativa, che implica, come dicevo prima, la fiducia. E esso stesso è fondato, questo modello, però stimola, promuove anche una cultura della collaborazione, della cooperazione. Questo è l'aspetto, chiamiamo così, culturale dell'economia circolare, che secondo me è molto più importante, è altrettanto importante dell'aspetto, diciamo, che generalmente si mette in evidenza quando parliamo di metabolismo delle città, e quindi di metabolismo delle città grandi, in cui mettiamo a fuoco quello che entra, materiali naturali, energia, acqua e quant'altro, e quello che esce, e quindi, diciamo, sotto forma di calore, che si disperde, di rifiuti e quant'altro, no? E questa è forma, diciamo, perché questo modello circolare ci offre un modo di vedere le cose, un modo di comportarci, una cultura. È fondato e promuove la cultura della cooperazione. Oggi questo è un elemento, ingrediente fondamentale per dare successo ai nostri piani di resilienza, di ripresa, di sviluppo, tutte queste cose qua. E quindi per far sì che le nostre città diventino, come dice l'obiettivo numero 11, no? Effettivamente sostenibili, effettivamente inclusive. Che inclusione possiamo avere se non c'è fiducia, se non c'è fiducia non c'è cooperazione? Di che parliamo? Parliamo di retorica. Affinché essi possano diventare resilienti, il modello circolare per definizione garantisce e migliora la resilienza, per non parlare poi della sicurezza. Le politiche pubbliche quindi dovrebbero essere tali da muoversi, diciamo, in questa duplice direzione: strumenti tecnici, strumenti giuridici, finanziari, eccetera, ma anche prospettive di tipo culturale, per realizzare veramente, diciamo, un miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia degli investimenti che si andranno a fare. Ora, questa questione, diciamo, delle città sostenibili è una questione ormai che da anni stiamo. Cos'è che mi interessa mettere a fuoco in particolare? Io ho cercato di esaminare quali sono nel modello di città circolare le diverse forme di simbiosi, e ne ho messe a fuoco attraverso questa lettura di una, diciamo, serie di città in tutto il mondo. Ci sono simbiosi che riguardano, diciamo, il rapporto tra il sistema industriale al suo interno, poi riguardano il rapporto tra il sistema industriale e la città.
riguardano il rapporto tra il sistema industriale e il porto, e questo è molto importante, oppure tra la città e il porto. Riguardano però anche, le simbiosi, il rapporto tra la città e il suo territorio, diciamo, agrario, agricolo, e riguardano anche, e qui c'è il punto, mi interessa mettere a fuoco, riguardano il rapporto tra la grande città e le piccole città, i borghi, i villaggi, le città, diciamo, che erano in qualche modo messe al margine, no? Perché dico questo? Perché nel nostro paese, a differenza di altri paesi, nel nostro paese, insomma, il nostro paese c'ha tutta un'intelaiatura di città. Il nostro paese è definito il paese delle 100 città, non sono più di 100 naturalmente, ma in cui le città piccole erano caratterizzate con una altrettanta vitalità come le grandi città, ecco, in cui, diciamo, la prospettiva della, diciamo, della promozione di un migliore status quo si riferisce anche a questa sesta forma di simbiosi tra la grande città e il sistema di borghi, città periferiche, di piccole e piccolissime città che sono, diciamo, collegate. Diciamo, questo significa ancora una volta mettere a fuoco strumenti per valutare il metabolismo comparativo tra una città grande isolata e invece un sistema caratterizzato dalla grande ma anche da questi sistema di piccole città, e questo metabolismo non dovrebbe essere soltanto, e questo è il punto interessante, analizzato solo in termini quantitativi, così come si sta facendo, importante, non tutti ci stanno facendo, ma è importantissimo poter migliorare, ecco, il metabolismo stesso, per ridurre, diciamo, la velocità dell'entropia, per una maggiore produttività complessiva. No, io voglio insistere su un altro aspetto che però si collega con quello che si diceva prima a proposito del diverse forme di capitale, soprattutto il capitale intangibile. Occorre mettere a fuoco anche un metabolismo degli intangibili. Quali sono i valori che entrano e quali sono i valori prodotti che escono in questi processi? Perché ecco, tra i valori prodotti, e Fabiola l'ha bene messo in evidenza, e ci sono pure i valori civili, di cittadinanza, che oggi diventano fondamentali per poter trasformare dal basso e sostenere dal basso quello che dall'alto, con gli strumenti del PNRR, si stanno portando avanti. Io credo che è finito il mio tempo disponibile, credo di aver capito che sono andato anche un po' oltre, e vi chiedo scusa. Grazie. Grazie mille Luigi per questa tua, come al solito, stimolante riflessione sulle città e non solo. E, il tempo stringe, quindi io passerei su. Sì, io ho 52 slide, ma naturalmente mi sono ben guardato dalla prova, perché 52 slide significa almeno un minuto, quindi no, 52 allora... minuti, per quindi praticamente questo evito questa terrificante prospettiva. Grazie. No, facciamo in questo modo, forse lo dovevo dire all'inizio, tutti hanno preparato delle slide e metteremo a disposizione sul nostro sito tutto il materiale che è davvero importante e articolato di questo seminario. Ovviamente il tempo a disposizione è così limitato che non è possibile presentare tutto, in modo particolare perché stiamo affrontando anche delle questioni molto complesse, la cui appunto analisi non può essere relegata in un quarto d'ora, 10 minuti. Quindi, tra l'altro, uno dei compiti dell'associazione è quello di fare diffusione della conoscenza rispetto ai temi dello sviluppo sostenibile. Quindi metteremo sul nostro sito le slide delle varie presentazioni e tutto il materiale a disposizione. Io ora darei la parola al relatore successivo, che è il professor Mauro Gallegati della Politecnica, Università Politecnica delle Marche. E, Mauro è
è noto, e insieme devo dire a tutti, perché sia Leonardo Salvemini, sia Luigi Fusco, sia Roberto Danovaro, ci siamo impegnati anche nella fase di misurazione iniziale della sostenibilità in Italia. Forse è bene ricordarlo che all'atere della commissione BES Istat c'era il sottogruppo dei cosiddetti misuratori della sostenibilità. Io ero fresca di rientro in Italia dall'OCSE, come Romina ha ricordato prima, e quindi, come dire, c'è un filo conduttore tra tutti i relatori di questa giornata, impegnati da parecchi anni, direi, proprio sulla misurazione, analisi e proposizione di soluzioni rispetto ai temi complessi che stiamo vivendo in questo periodo. Mauro, a te la parola. Sì. Guarda, io ho poche slide e cercherò di essere velocissimo. Dovrebbero essere queste. Le vedete? Sì. Sì, sì, si vede. Vabbè, allora parlo di queste, in realtà non sono molte, sono quasi tutte figure, per cui commento in pratica le figure che vedo. Allora, l'obiettivo è quello di valutare in qualche modo la realizzabilità e il costo del PNRR. Come vedete è un costo abbastanza serio e io ho dei dubbi che soprattutto la popolazione, la gente è conscia del fatto che è costoso e non abbiamo tempo. E quindi, secondo me, bisogna partire, come diceva Treo, più dal basso che dall'alto. Vi volevo ricordare, anzi questo grafico lo ricorda bene, che dall'anno 1000, anche da prima, fino al 1700, il BIL non ha dato segni di crescita, di miglioramento, era più o meno costante. E solo con la rivoluzione industriale, che in realtà c'è un, come dire, c'è un aumento del PIL. Prima in Inghilterra, poi in Europa, negli Stati Uniti, come vedete, l'aumento è vertiginoso, e a parte un caso, purtroppo l'Italia dal 2008 fino al 2008 almeno il PIL è continuato a salire, solo da noi è sceso per un po'. Questa rappresentazione è una rappresentazione del mondo disegnato non secondo le dimensioni territoriali, non secondo la mappa di Mercatone, come noi siamo abituati a vedere, ma in funzione della ricchezza.
sono alcuni paesi veramente obesi, come gli Stati Uniti, l'Europa e il Giappone, e altri paesi invece che sono proprio smessi, ridotti praticamente a zero. L'Africa, ma anche, se volete, l'America Latina. Cioè, ci sono alcuni paesi che stanno benissimo e molti altri paesi invece se la vedono male. India e Cina sembrano grandi, ma perché tra i due messi insieme hanno più di 2,5 miliardi di abitanti. Questo è praticamente identica, ma anziché parlare stavolta della ricchezza, parliamo delle emissioni di CO2. Quali sono i paesi che emettono più CO2 al mondo? Ancora una volta, Stati Uniti, Europa e, come vedete bene, la Cina. La Cina, anche il Giappone, ma soprattutto la Cina, è spropositatamente alta. E così bisogna dire anche il Sudafrica e l'Arabia Saudita, che è ricca di pozzi petroliferi e li utilizza appieno. Ora, qual è il problema di questa CO2? Il problema è ben rappresentato da questo grafico che vi ricorda le temperature dall'anno 1 ad oggi. Allora, come vedete, le temperature oscillano di molto, vanno dal mezzo grado in giù. È ben possibile cogliere il fatto che la piccola glaciazione del 1300, quando, vi ricordo, in Francia il vino veniva venduto a chili, perché era così freddo che si congelava la zona di Bordeaux. A Parigi veniva venduto ai chili. E invece nell'ultima parte potete vedere quello che è successo alla temperatura del mondo. La temperatura si è aumentata di non moltissimo, un grado e mezzo, non moltissimo, ma poi Roberto Dannavero ci dirà che questo è già molto, ma soprattutto è aumentata in pochissimo periodo. Cosa vuol dire? Vuol dire che la natura ha tempi molto, molto più lenti dell'economia. Quindi una delle preoccupazioni che dovremmo avere e far capire ai nostri colleghi umani che dobbiamo muoverci e in fretta, in assoluta fretta, perché il punto di non ritorno può essere più vicino di quanto temiamo. Ora, è vero che la fusione nucleare ci promette un futuro libero dalla CO2 e di energia praticamente inesauribile, ma dobbiamo arrivarci vivi, non vogliamo arrivarci
come i dinocapi, un luogo del destino. Da questo punto di vista, il BES, ma ovviamente il BES lo dico a italiano, ma in realtà l'Occidente con Our Life ci fa vedere bene che c'è una disparità tra come è andato il PIL o le condizioni economiche che sono rappresentate questo grafico dalla linea tratteggiata gialla e l'antra, che è la linea tratteggiata blu, diciamo così, più o meno blu. Io sono un po' daltonico, per me è blu. Quello che volevo far vedere però è questo andamento completamente opposto, cioè dal punto di vista del PIL stiamo benissimo, stiamo molto bene, ma dal punto di vista della natura siamo peggio, siamo molto peggio. Tant'è vero che quando nel 2020 c'è stato il lockdown, il PIL è caduto, ma l'indicatore capitale naturale, se volete, è aumentato. Bene? Quindi le due cose sono andate nel tempo, questo è vero per l'Italia, ma vale praticamente per tutti i paesi del mondo in questo modo. Il PIL aumenta, la natura diminuisce. Se ricordate le prime due slide, possiamo andare anche al di là e dire che il PIL dei paesi ricchi è aumentato, quello dei paesi poveri non è aumentato, o se è aumentato e lo ha fatto in maniera molto ridotta, ma il capitale naturale è peggiorato per tutti e due. Cioè, la natura sta peggiorando per tutti. Da noi almeno il PIL è aumentato. Al sud del mondo non hanno nemmeno avuto l'effetto positivo. Il problema però in generale è che ci siamo ridotti dentro una trappola ecologica. E noi da questa trappola ecologica dobbiamo uscire. La visione che in genere avevamo era l'economia, la società, la biosfera stanno sullo stesso piano. Ultimamente, per fortuna, con gli obiettivi sostenibili, si è giunti a capire che l'economia è solo una piccola parte della vita ed è dentro la società ed è dentro soprattutto la biosfera. Per capire agli studenti, per fare capire agli studenti. Devo dire così, l'ho capito pure io. Riprendo un esempio di Panovaro. Panovaro mi diceva, guarda, se l'economia muore, allora magari muore l'economia capitalistica, e ci sarà un altro tipo di economia,
ma se muore la biosfera, moriamo tutti. Non c'entra più l'economia. Quindi dobbiamo uscire, il messaggio finale è che dobbiamo uscire certamente da questa trappola ecologica. È una trappola ecologica che la Commissione Europea stima nel 5% del PIL, poco o tanto, insomma, secondo me non è nemmeno tanto. Vi rammento che il 5% equivale all'importo che l'Unione Europea ha già speso per salvare banche e il sistema finanziario. Ora, il 5%, dicevo, secondo me è ottimista e insomma, in realtà possiamo andare tranquillamente a cifre che sono almeno doppie rispetto. Il problema è chi lo paga. Nuove tasse, quindi contribuenti, oppure verranno emessi dei bond a livello europeo, oppure stampiamo moneta, come in realtà hanno fatto Stati Uniti e Giappone, e non è successo quasi nulla. Oppure ci indebitiamo ulteriormente. Questo è ovviamente un problema politico. Beh, abbiamo queste scelte e dobbiamo andare avanti in una delle quattro possibilità. Per fare questo dobbiamo rendere conto alle persone che il modello che stiamo utilizzando è in realtà non sostenibile. E non è sostenibile per tutta una serie di motivi. Siamo troppi, per esempio. Il pianeta sembra non reggere più i 10 miliardi di persone che sta avendo e che proprio avrà. Beh, stiamo mangiando tutta la terra. Per renderla più produttiva abbiamo utilizzato e stiamo utilizzando fertilizzanti che in realtà la distruggono. Quindi diventeremo più vegetariani. Dobbiamo diventare vegetariani perché un chilo di carne sta consumando troppa acqua. E non possiamo andare avanti in questo modo. Dal punto di vista della teoria economica, ci siamo finalmente resi conto che l'economia non è simile alla fisica classica di Newton, ma alla termodinamica di sistemi complessi ed evolutivi. Qui bisogna dire per difendere gli economisti che in realtà nello stesso tempo in cui uscirono alle opere principali della teoria economica classica di Gibbons, Wallace e Menger, che si ispiravano appunto alla teoria statica di Newton, uscirono i lavori
di termodinamica di Boltzmann, per cui tutta quella questione è stata in qualche modo dimenticata. Il fatto che però l'economia sia ora riconosciuta un sistema complesso e devolutivo ha bisogno di nuove misurazioni. Ed è questo che col BES e con l'associazione di Fabiola si prova a fare. Insomma, per cambiare le cose dobbiamo sapere cosa e come misurarla, altrimenti torniamo al problema della resilienza, che invece è un problema che a noi non interessa, cioè non possiamo tornare a quello che c'era prima, dobbiamo passare a un nuovo modo di capire, tra virgolette, il sistema io per me qui lascio la parola a Roberto. Grazie. Grazie Mauro, come al solito anche tu ci dai sempre spunti molto ricchi di senso. Preoccupata per il tempo che sta scorrendo e aspettando anche Leonardo Salvemini che si collega da lontano, io darei subito la parola a Roberto da Novaro che appunto ci introdurrà, diciamo così, un'altra dimensione dell'economia, un altro colore dell'economia. Prima il presidente Treu parlava di economia verde. Credo che adesso Roberto ci parlerà di un altro colore. Prego Roberto. Sì, grazie intanto, grazie Fabiola, grazie a te, a Rafnel, per questo invito e questa occasione veramente di riflettere assieme. Parto da due cose. Vabbè, la prima è che il professor Galeati, Mauro, riesce a farci sorridere anche quando ci dice delle cose di una crudezza e di una drammaticità straordinaria, ma forse è bene che effettivamente le cose si dicano per quello che sono. L'ho apprezzato molto. La seconda è che il presidente Treu ha detto un elemento che secondo me è essenziale e troppo poco considerato, cioè nella corsa alla spesa noi dobbiamo tenere conto che la più grande risorsa è la capacità di risparmiare innovando anche, ad esempio, pensiamo al settore energetico e pensiamo anche al di là dei consumi personali, di come pensare a far crescere un'economia che è energivora, ovviamente, con dei sistemi nuovi. Io farò un piccolo riferimento e per ritornare al tuo spunto, oggi vi porto al mare, diciamo così, mare d'inverno, e condivido con voi alcune slide della presentazione che ho predisposto e che sostanzialmente servono a far capire, spero, in poche parole, quali occasioni abbiamo di fronte a noi anche nel settore blu, tant'è vero che ormai si parla sempre più di transizione green e blu, proprio per questo. Il problema è, ma in pochissime parole, che stiamo affrontando una crisi senza precedenti. Mauro Galeati ti faceva vedere la curva esponenziale di salita in controtendenza, perché teoricamente staremmo andando verso un periodo glaciale, diciamo, in realtà stiamo andando verso un periodo caldo proprio per effetto dei gas climalteranti, che si associa a una capacità dell'uomo di consumarsi, io dico mangiarsi il pianeta a morsi, perché lo vediamo chiaramente: il 75% delle terre emerse ha significativamente alterato, i due terzi dell'ambiente marino alterato, la previsione è di arrivare al 2050 con una erosione, diciamo, degli ambienti terrestri dall'80 al 90%, 1 milione di specie
invece a rischio, la maggior parte degli ambienti, quasi la totalità degli ambienti di transizione, cioè delle nostre coste, alterato. E in tutto questo scenario ovviamente gli oceani non sono da meno, perché l'uso non sostenibile delle risorse, come vedremo, e gli impatti multipli che abbiamo esercitato in questa curva, che inequivocabilmente, come ha fatto vedere Gallegatti, vede una crescita dell'economia, ma se vogliamo anche del benessere complessivo del pianeta, a fronte di un malessere crescente dell'ambiente in cui viviamo. Ora, il punto vero è quando queste due riescono a in realtà diventare positive, e quindi la sfida vera del Green New Deal potrebbe essere proprio quella di far sì di prendere in accoppiamento, cioè far crescere la salute dell'uomo e la salute del pianeta. Teniamo conto che tra l'altro l'Italia vive in un, copre i mari italiani coprono la zona economica esclusiva inclusa, circa il 15% del Mediterraneo, che per definizione sono dei mari più diciamo minacciati. Adesso le previsioni di Cousteau non si sono realizzate integralmente, ma in buona parte sì, anche rispetto a dei fenomeni che è inutile elencare, che sono sempre crescenti e che vedono sostanzialmente un dato che tra l'altro è stato incluso anche nel PNRR, quello del fatto che dobbiamo cominciare a intervenire per restaurare, per riparare gli habitat danneggiati, che sono stati credo che ormai siamo vicini a un 30% degli habitat marini costieri italiani danneggiati, ma questo è un fenomeno globale, ovviamente, che colpisce in misura diversa diversi paesi e, paradossalmente o no, forse ancora di più dei paesi in via di sviluppo. Però tutto, diciamo, negli oceani è in qualche modo legato. E quindi, ad esempio, se guardiamo alla salute del Mediterraneo, dobbiamo prendere atto del fatto che il maggior rilascio di plastiche nel Mediterraneo avviene dai paesi del Nord Africa, dall'Egitto, dal Nilo in particolare. Quindi che anche le politiche, diciamo, di intervento che programmeremo nel nostro PNRR dovrebbero vedere allo stesso tempo un sistema di cooperazione e internazionale di multilateralismo, in modo tale che gli obiettivi del Mediterraneo con un unico mare siano condivisi senza un po' di disturbo. Non so se sento solo io o anche voi, magari se riusciamo a mutare tutti i microfoni. Ma detto questo, che è un obiettivo condiviso quello della salute degli ecosistemi. Il tutto questo in diciamo uno scenario che vedo oramai, a partire dagli anni 90, un progressivo declino di tutte le risorse alimentari, o in particolare pescato nelle sue varie forme, che teniamo conto in questo momento sfamano in modo integrale praticamente il 700 milioni di persone, e che sono essenziali nell'economia e nella nutrizione di 1.300.000 persone nel mondo. Questo declino progressivo ha delle conseguenze importanti, che invece di andare verso una riduzione dello sforzo stanno andando verso un maggiore sforzo di pesca. Io faccio sempre vedere una foto molto emblematica per una piccola battuta di caccia turistica, pescaturismo lo chiameremo, 50 anni fa, e quindi in realtà nel 1957 e nel 2007. Le condizioni sono peggiorate ancora, la stessa battuta, la stessa imbarcazione, i nonni e i nipoti, i figli che gestiscono la stessa attività, questo era quello che si prendeva in un pomeriggio, diciamo, di pesca, turismo, e quello è quello che si prende oggi. Questo è un po' emblematico di quello che sta succedendo un po' a tutte le risorse biologiche e rinnovabili degli oceani. Ora, al di là delle immagini, il problema, Mauro Gallegatti, facevo riferimento importante a quello che è il capitale naturale. Ora, noi abbiamo dei beni tangibili e intangibili, abbiamo un valore straordinario dei beni e servizi che produce la natura. La pesca è uno, ma anche legna, risorse minerarie e quant'altro. Il problema è che per molte di queste componenti il valore complessivo, il nostro capitale naturale complessivo, sta diminuendo in modo molto significativo anche in Italia. Tant'è vero che esiste una legge che prevede proprio la costituzione di una Commissione Nazionale per il Capitale Naturale, di cui io e altri membri facciamo parte, che servirebbe proprio a istruire e a definire quelle, diciamo, politiche più o meno virtuose nel termine di conservazione o ripristino del capitale naturale. Ora, è chiaro che il capitale naturale è anche un fattore di democrazia, si parlava di benessere eco-solidale, ma il capitale naturale appartiene a tutti. È lo sfruttamento del capitale naturale che, diciamo, in qualche modo va a generare
un vantaggio per pochi se questo sfruttamento ovviamente non è sostenibile. Ed è uno degli elementi, tra l'altro, fondamentali per il nostro PNRR, anche perché, oltre a essere uno dei target, diciamo, dell'Agenda delle Nazioni Unite 2030, è anche nella European Biodiversity Strategy ed è in qualche modo un elemento che contraddistingue tutti i paesi avanzati rispetto a quelli che continuano a voler crescere con quella distonia, con quella diciamo relazione inversa tra crescita del PIL e decrescita della natura. Ora, alcuni di questi servizi non sono trascurabili perché la qualità dell'aria, la qualità dell'acqua, la qualità del cibo sono fattori che diremmo, diciamo, usando un termine un po' storico, strutturali e indispensabili anche a diminuire la pressione che abbiamo, ad esempio, sul sistema sanitario o le discrepanze che abbiamo anche a livello italiano, nell'età media, che sono relative proprio a differenze nella qualità complessiva ambientale che sono dovute a una riduzione del capitale naturale in alcune regioni, ad esempio nel Mezzogiorno. Da questo punto di vista, quindi, è importante avere un quadro globale che è stato definito anche da Rockstrom nei cosiddetti confini del pianeta, dove si vede chiaramente che le zone che sono più a rischio nei confini del nostro pianeta, che ha una dimensione finita, sono quelli soprattutto legati alla integrità della biosfera e all'integrità, diciamo, al funzionamento di cicli biogeochimici, che poi alla fine sono quelli che si legano poi alla produzione del suoli come dei mari o alla rigenerazione dell'ossigeno come nelle foreste e così via. Ora, su questi elementi dove abbiamo, come dire, oltrepassato i limiti di capacità portante del pianeta, se possiamo usare un termine di questo tipo, dovremmo concentrarci in modo primario ed è per questo, soprattutto per questo, avendo questo in mente, che secondo me nasce il New Green Deal come la capacità di intervenire in un nuovo modalità di sviluppo economico che faccia rientrare questa emergenza, al di là delle quali, come diceva Mauro, rischieremo di non vedere un grande futuro. Il fatto che ci si possa fare qualche cosa lo ha dimostrato anche la pandemia del Covid, perché se vi ricordate, e non si può non ricordarlo, ovviamente lo stop per circa 2 mesi completo, parziale, per altre regioni del pianeta, ha dato un segnale immediato anche sul Earth Overshoot Day, cioè sul giorno in cui la popolazione umana consuma tutti i beni rinnovabili prodotti dal proprio capitale naturale. Ebbene, se guardiamo quello che è successo l'anno scorso, non so se si vede bene, ma c'è un dentino. Questo dentino esprime esattamente il fatto che se l'uomo riesce a risparmiare nei suoi consumi, ovviamente questo è dovuto a una eventualità drammatica che invece deve diventare strutturale, la risposta c'è. Ovviamente siamo sempre in rosso, come si può vedere, perché, diciamo, finiamo di consumare le risorse prodotte in tutto l'anno, magari a luglio invece che a fine luglio invece che a fine giugno, inizio luglio, ma questo indica una potenziale, come dire, resilienza del pianeta. A una resilienza naturale del pianeta però noi dobbiamo associare delle azioni che vanno a restituire non solo capacità, come dire, di rigenerazione, ma anche opportunità di uno sviluppo diverso. E tra l'altro aggiungo io, da non economista, direi anche competitivo rispetto alle economie emergenti, perché abbiamo capito che i paesi avanzati non hanno grandissima competitività nella produzione in assenza di qualità o di rispetto dell'ambiente. Quindi è un modo anche, secondo me, per obbligare tutti i paesi a produrre e a trasformare le loro economie. Il tutto in un grande, diciamo, quadro, che era quello appena accennato, di una emergenza climatica che non è stata dichiarata solo dagli scienziati, ma che è stata dichiarata anche dall'Europa con la dichiarazione di emergenza climatica nel 2019 e con degli impegni che molto spesso, troppo spesso, i paesi a partire dall'Italia sottoscrivono, ma poi faticano nel rendere, diciamo, applicativi e soprattutto faticano nel comprendere il potenziale di crescita guardando solo alle potenziali, diciamo, implicazioni alle conseguenze potenzialmente negative. Facciamo un esempio: è chiaro che abbandonare i combustibili fossili può determinare, anche sul breve termine, anche se siamo in una fase di transizione da oil a non oil, da oil a gas prioritariamente, ma può determinare eventualmente delle perdite di occupazione
senza contare all'aumentata crescita di occupazione e opportunità dovuta ad esempio all'uso di energie rinnovabili, come diremo tra pochissimo. Però teniamo anche conto di un'altra cosa, che nel quadro attuale, oltre alla pesca insostenibile che ho sottolineato, gli oceani stanno affrontando un problema di trasformazione legato proprio a quei cicli biogeochimici che, unitamente ai cambiamenti climatici e alla pesca, diciamo, insostenibile, stanno portando a una minore produzione non solo del pescato, ma proprio una minore produzione, chiamiamola green, perché anche gli oceani hanno la componente vegetale, ovviamente, microscopica, microalghe, alghe, piante marine, ma una diminuzione di questa produzione. Ora, secondo alcuni modelli, in un business as usual che stiamo vivendo, questa produzione potrebbe diminuire fino al 50% da qui al 2050, e le proiezioni sono già di aver registrato negli ultimi 18 anni una diminuzione del 15% della produzione primaria degli oceani. Ora, questo si può leggere in due modi. Uno, abbiamo meno pesce a fronte di una richiesta di pesce sempre più elevata. Ma l'altro, che viene sempre, diciamo, sottaciuto o non considerato, è che penso che l'aria che respiriamo non abbia ancora un prezzo, ma potrebbe averlo, perché se noi consideriamo che gli oceani producono il 50% dell'ossigeno del pianeta, ecco, allora potremmo capire chiaramente come, per ipotesi, tra qualche decennio, riducendo la produzione di ossigeno del mare del 50%, potremmo avere il 20-25% di ossigeno meno nel pianeta. Ecco, questo non so se abbia un valore economico, ma senz'altro un valore molto importante per tutte le forme di vita. Questo non per confermare il quadro, diciamo, un po' apocalittico che è descritto da Mauro, ma per dire che noi non consideriamo delle esternalità quando non hanno un valore tangibile economico, e questo è un limite. L'altro elemento, a proposito del seminario anche introduttivo dell'Ocse, che mi è piaciuto molto, di criteri di equità, è quello che sembra evidenziare un dato tanto, diciamo, valente a livello di tutti gli ecosistemi, quindi mare quanto terra, sul fatto che la crisi ambientale sta impattando in modo ancora più forte sulle porzioni più deboli delle popolazioni, e questo sia nel confronto globale, nel grafico, diciamo, tra paesi cicci grassi, come faceva vedere Mauro Galgati, e quelli smilzi, come Africa o altre regioni del sud, chiamiamolo, del mondo, ma anche a livello di macchio di leopardo, anche nei tessuti sociali come quello italiano. Senza contare il fatto che, come abbiamo anche definito un po' chiaramente nel libro che abbiamo scritto con Mauro, Condominio Terra, le previsioni di una crisi idrica non bilanciate e compensate da strumenti adeguati, portando a una riduzione, ad esempio, nell'Africa circumsahariana, chiamiamola così, del 50% della piovosità da qui al 2050, obbligheranno necessariamente 300 milioni di persone a spostarsi alla ricerca di cibo. E quindi noi abbiamo bisogno di trovare delle soluzioni. Tra le soluzioni possibili, ovviamente, gli oceani rappresentano una di queste, ve lo dirò tra un attimo. Ma concludendo il passaggio, l'approccio congiunto, diciamo, della salute del pianeta e salute dell'uomo oramai è inestricabile, cioè è incontrovertibile, se volete. Noi non possiamo pensare di restare sani in un pianeta malato. Cito il nostro Papa, che a sua volta ha preso spunto da premi Nobel come Crutzen, che erano parte dell'Accademia Pontificia delle Scienze, per dire che l'approccio One Health in qualche modo deve essere un po' la nostra stella polare, perché in qualche modo parlare di benessere senza la componente salute dell'uomo è impossibile, parlare di benessere senza la componente ambientale è ovviamente altrettanto difficile, l'abbiamo visto anche nello sviluppo degli indicatori Istat, ma le due sono strettamente legate tra di loro e c'è bisogno di una maggiore consapevolezza di questo legame, direi, intimo. Allora, se noi torniamo al punto del potenziale della blue economy e li mettiamo, come dire, a quadro rispetto anche alle prospettive del New Green Deal e del PNRR, al di là dell'accenno che ho fatto alla produzione di ossigeno che ancora non ha prezzo, ancora non lo ha, al di là del fatto che hanno un ruolo fondamentale nel regolare il clima tramite lo scambio di calore degli oceani, ricordiamo che hanno un impatto straordinario anche sul global trade,
diciamo il 76% delle merci trasportate via mare, che sale sino al 90% nei paesi europei. Gli aspetti ricreativi, teniamo conto che dell'importanza in Italia, nel Mediterraneo, anche dell'aspetto, diciamo, mare, e l'aspetto più complessivo, anche potenziale, sviluppo di medicine, a parte il cibo di cui abbiamo già parlato. Allora, gli oceani, nell'ambito di questo scenario, rappresentano senz'altro un'opportunità molteplice. Da un lato, perché in una terra sempre più affollata, come diceva Mauro, siamo troppi, ecco, gli oceani hanno un sacco di spazio. E qualcuno ipotizza anche, parlavamo di città sostenibili prima, con Luigi credo l'importanza di città sostenibili, qualcheduno ipotizza anche delle città mare, o comunque facevo un riferimento molto importante alle città costiere. Ebbene, c'è sempre più evidente anche una land reclamation, un'espansione a mare, o la previsione proprio anche di infrastrutture sempre più galleggianti. Poi arriviamo al punto anche della crisi, diciamo, idrica, che si prefigura in modo chiaro. C'è un sacco di acqua, diciamo che quasi il 98% dell'acqua sul pianeta è marina, ne abbiamo quindi un 2-2,5% non marina, quindi interna o legata ai ghiacci, l'1,2% è potabile. Ebbene, però, con gli strumenti, nuove tecnologie che abbiamo, ad esempio di desalinizzazione, noi potremmo pensare di restituire un'opportunità di coltivazioni sostenibili proprio con i processi di desalinizzazione anche a paesi che in questo momento già soffrono e ancora più soffriranno di una crisi idrica. Più il problema delle risorse, non solo cibo che abbiamo detto, ma farmaci, energia, trasporto, ingredienti, materiali, minerali, cioè sta per partire veramente una guerra degli oceani dell'area, diciamo al di fuori dei confini giuridici nazionali, che sarà tra le più importanti che vedrà il nostro pianeta, perché si gioca negli abissi dei mari, ma che è legata al reperimento di risorse minerarie, di metalli pregiati e fondamentali anche per lo sviluppo del digitale, e quindi insomma un sacco di possibilità che l'economia europea vuol cogliere, ma anche che l'Italia avrebbe il dovere di cogliere, perché ci sono pochi settori come il mare che accoppiano in qualche modo una maggiore capacità di produzione, vieppiù ovvio sostenibile, con l'occupazione, perché poi è questo quello che è veramente importante per legare meglio il tessuto sociale a quello ovviamente economico e quello ambientale. E ci sono quindi settori molto importanti, ripeto, due su tutti, che sono uno appena citato, quello del approvvigionamento di acque potabili da desalinizzazione. Il secondo è quello delle risorse alimentari, cioè la sfida è come alimentare bene in modo sostenibile l'umanità del futuro. Già adesso, diciamo, sosteniamo circa il 17% delle risorse alimentari e nutrizionali del pianeta. Potremmo aumentarlo del 74% da qui al 2050, potremmo sfamare un quarto della popolazione umana prevista al 2050 in un modo sostenibile, anzi aggiungo ecologicamente sostenibile, se ad esempio cambiassimo il tipo di produzione da raccolta di pesci, come facevamo, diciamo, quando eravamo dei primitivi e si andava in caccia alle foreste, ecco, quello è ancora quello che facciamo nel mare, a un'acquacoltura integrata e ecosostenibile. Quindi, diciamo, il punto è, e mi avvio alla conclusione, è quello di avviare una vera e propria rivoluzione blu. È una rivoluzione in blu in cui capiamo intanto che il mare può fornire il 25% delle risorse alimentari del pianeta, ma dobbiamo, perché il resto a terra, diciamo, possiamo fare più poco, e la Green Revolution anche essa ha delle potenzialità limitate, ma sono dovute ai confini, proprio ai limiti e ai boundary del nostro pianeta, mentre il mare, 70% della superficie e il 95% della biosfera, ha ancora molto da fare. Soprattutto puntando però a un blue green, cioè ad esempio alla produzione, che ne so, delle componenti come le alghe, che sono sempre di più anche nell'alimentazione orientale, sushi e quant'altro, ma che sono un potenziale straordinario anche perché hanno una
contenuto proteico molto superiore a quello che hanno le piante terrestri, ma non da meno è nella transizione ecologica che si prefigura in realtà più una transizione energetica allo stato attuale del presente governo, tenere conto del potenziale straordinario delle energie rinnovabili. Ora noi stiamo assistendo a un evidente, diciamo, dilemma. Sappiamo di aver bisogno di aumentare le produzioni rinnovabili e tra queste quelle che sono le uniche che tra l'altro ci rendono totalmente ad oggi indipendenti da qualunque materia prima. Tuttavia, ad esempio per quanto riguarda sia il solare che l'eolico abbiamo sempre più difficoltà a farlo a terra perché ci sono ovviamente delle problematiche a livello territoriale, contrasti con le regioni, è anche un orrendogramma, diciamo, normativo che rende tutto estremamente difficile e soprattutto prezioso anche lo spazio a terra. La prospettiva è quindi quella di sviluppare la mare e il governo italiano sta lanciando in questo senso segnali fortissimi e tra l'altro molto ben recepiti per un potenziamento senza precedenti dei campi eolici e solari offshore, che sono un modo per distantissimi da costa, straordinariamente, come dire, efficaci, con una produzione anche per una quantità di vento molto superiore e più continuativa rispetto agli eolici a terra. Faccio un esempio: una pala eolica a mare produce oltre 15 megawatt, mentre una terra ne produce difficilmente più di 5. Ecco, anche per dare l'idea, diciamo, della potenzialità di sviluppo, o con eolici tra l'altro galleggianti, quindi lontani da costa, anche invisibili, e addirittura anche con la possibilità di accoppiare grandi campi eolici, ce ne sono alcuni previsti ad esempio in via di screening a livello nazionale, che sono grandi come due volte la provincia di Genova, no? Allora, ha possibilità quindi di accoppiare con una strategia win-win un campo eolico anche a un'area che diventi area marina protetta e quindi negli obiettivi dell'Agenda 2030 ampliare le aree, diciamo, di protezione ambiente marina al 30%, così come quelle terrestri, o un'area di ristretta alla pesca e quindi aumentare la capacità di rigenerazione del pescato. Chiudo quindi con alcune, se vogliamo, raccomandazioni per rendere, diciamo, non fake, non greenwashing, autentica, una green, blue ecological transition. Intanto parto dal fondo, quindi l'utilizzo dello spazio marino come uno spazio straordinariamente utile, efficace e con ampi spazi di complete compatibilità per lo sviluppo delle energie rinnovabili, siano esse sistemi eolici, come detto, anche il solare galleggiante, no? Enormi tappeti di solare galleggiante a mare. Ovviamente questo deve essere accoppiato a una scelta chiara che alcuni paesi hanno fatto, che l'Italia sta tentennando a fare, di uscita più, diciamo, chiara dal petrolio per transitare verso un utilizzo esclusivo di gas, sino a che non ci sono le condizioni di perché già quelle di convenienza economica ci sono, ma le condizioni di quantitative di produzione di energie rinnovabili. Accoppiando in una strategia win-win, tra l'altro, cosa che non è possibile fare con l'uso di combustibili fossili, produzione energetica green, blu, rinnovabile, pulita, con la protezione dell'ambiente. Poi abbiamo ancora moltissimo da fare per lo sviluppo di biotecnologie marine ecosostenibili, prodotti farmaceutici, nutraceutici, cosmeceutici, biomateriali, e ancora lì, quindi tanta ricerca ma tante opportunità per l'industria che già in altri paesi stanno cogliendo a piene mani, un programma forte di conversione della pesca nell'acquacoltura anche offshore integrata ed ecosostenibile, un ragionamento più approfondito nella transizione sui carbon storage system, sulla possibilità di catturare l'anidride carbonica per seppellirla al di sotto delle profondità oceaniche in modo sicuro,
Tutto questo accoppiandolo a un sistema di tecnologie che sappiano restituire, diciamo, che, o che sappiano usare l'ambiente con i guanti in qualche modo, quindi senza danneggiarlo, o che addirittura vadano a sviluppare e a permettere quello che è necessario, cioè una strategia globale che deve essere declinata a livello nazionale di restauro, che poi è il termine che usiamo per ripristino in Italia, di restauro ecologico della biosfera, perché è lì che viviamo, è lì che respiriamo, che mangiamo e che beviamo, ed è questo il debito più grande al di là dei debiti economici che noi lasciamo al nostro pianeta, insomma, e anche alle future generazioni, ovviamente. Grazie a tutti. Grazie Roberto, anche questa una relazione densa di significato, di spunti, di riflessione. E stavo cercando di chattare con il professor Salvemini, dato che il digitale oggi ci consente di essere connessi non solo fisicamente, io non vorrei perdere però davvero la possibilità di essere vicino alle persone, ma in questo caso la tecnologia ci può aiutare. Mi sta dicendo che è ancora impegnato e dunque una cosa, volevo chiedere al CNEL fino a che ora possiamo sforare rispetto alle 5 l'orario che ci siamo dati. Ok, perché? Allora, riorganizziamo in diretta l'agenda per vedere se appunto il professor Salvemini riesce a collegarsi con noi, perché credo che la sua relazione sia molto importante, perché è una testimonianza di come l'Italia sta interpretando anche da un punto di vista legislativo, questa transizione ecologica. Credo che appunto, ecco, se non riusciamo a collegarci con il professor Salvemini, comunque avremo le sue slide e quindi in un secondo momento possiamo comunque leggerci il messaggio che avrebbe voluto darci in persona. Purtroppo perché era qui fisicamente. E, io direi in questo modo, se riusciamo ad organizzarci, dato che appunto ci ha concesso ancora parecchio tempo, intanto volevo fare una comunicazione di servizio, che è quella di chi ha piacere poi di raggiungerci nella sede di ARPSES e fare un brindisi di fine d'anno con un concerto e un piccolo light dinner. Proveremo anche a fare un collegamento digitale, almeno per il concerto, quindi chi vuole continuare a seguirci cercheremo di farlo. Non vi prometto nulla, ma magari in differita poi potremo mandare almeno il concerto. Allora, io provo ad organizzare il dibattito e a riflettere, no, forse riflettere per me lo lascio un po' alla fine, e vorrei dare spazio invece al dibattito previsto e quindi lasciare a qualche intervento, qualche domanda, qualche osservazione rispetto a quello che oggi abbiamo sentito. Credo che con la piattaforma Zoom ci sia la possibilità di intervenire. Io non riesco a leggere le chat, quindi chiedo aiuto alla regia, perché non ho la tastiera per poter muovermi vedo solo il video Zoom, ma non riesco a muovermi nella tastiera. Vedo che ci sono due chat. Se qualcuno alza la mano, possiamo dare la parola. Alza la mano. Ovviamente, oltre a scrivere in chat, mi si suggerisce che bisogna alzare la mano, perché quello che consente poi alla regia di dare la parola
alle persone collegate online, ma siccome anche qui in presenza ci sono diverse persone, chiedo anche alle persone qui in presenza se vogliono intervenire, questa volta di alzare fisicamente la mano, in modo tale che possiamo organizzare un po' gli interventi. Io ho già una prenotazione qua in presenza, non vedo mani ancora alzate online, quindi darei subito la parola alla prima, al primo intervento in presenza. Se la regia può organizzare, magari presentatevi e magari dite a chi è rivolta la domanda o se è un'osservazione generale. Bene. Sono Roberto Thomas, già magistrato minorile, docente universitario di criminologia minorile. Proprio dalla indicazione che vi do, la domanda riguarda proprio la gioventù e mi riporto al concetto del professor Fusco Giraud, che parlava dell'importanza fondamentale in questo momento storico così difficile della fiducia. E lui dava un concetto di fiducia come collaborazione tra persone, soprattutto tra persone, nell'ambito delle città, di cui ha fatto un pregevole quadro e ottimistico. E io sono dalla sua parte, c'ho ottimismo anch'io, proprio focalizzando il discorso della fiducia sui giovani, i giovanissimi, gli adolescenti, i bambini, che sono non solo il futuro, come si dice normalmente, della nostra società, ma sono soprattutto i giovani il presente della nostra civiltà, la forza d'urto principale del rinnovamento che ci sarà subito dopo la pandemia, che speriamo finisca presto, che ha cambiato radicalmente il nostro costume di vita, le nostre abitudini, ma speriamo anche in meglio. Quello che io ho notato, l'ho anche scritto, che in questo periodo di pandemia così doloroso per tante tragedie umane, tante persone scomparse, tante persone senza lavoro, tanti problemi gravissimi, c'è stato un fiorire della solidarietà. Inviterei qui c'è il Monsignor Gianni, che ho visto dietro di me, che può anche dire meglio di me queste cose. Comunque volevo sollecitare questo pensiero molto semplice. La solidarietà in tanti casi è emersa, una solidarietà addirittura a livello anche, scrivevo, di condominio, cioè i condomini delle grandi città, per ritornare al professor Fusco, che sono normalmente anonimi, si conoscono vagamente, ci sarà un buongiorno volante nei grandi palazzoni dei nostri quartieri quando capita. Invece ci sono, purtroppo grazie al lockdown, quindi al fatto di essere rinchiusi in casa, si sono radunati nei posti condominiali, nei terrazzi condominiali, per parlarsi, per anche aprirsi e resistere. Vi ricordate le bandiere che venivano sventolate nel primo lockdown, le bandiere italiane, i concerti dai balconi, dalle terrazze? Ecco, e questo è un sintomo di reazione giusta, di reazione importante, che nasce soprattutto tra i giovani, non solo tra i giovani ovviamente, ma che io ho rilevato con grande piacere. Sono convinto, e chiudo, che è una leva importante per il nostro futuro, il nostro prossimo futuro, in questa dare fiducia ai giovani e quindi dare speranza senza pensare a cose catastrofiche. Certo, le comunicazioni che abbiamo quotidianamente, che ci bombardano, soprattutto sulla diffusione del virus, portano ansia. Ecco, forse bisognerebbe un po' valutare la comunicazione anche non per diciamo alleggerire la pesantezza del momento e la gravità del momento, il fatto che bisogna tutti vaccinarsi. Io ho fatto 3 vaccini, ad esempio, come tutti i familiari, ed è importantissimo il vaccino. Non capisco i Novax, perché parlano di una libertà che secondo me hanno in testa solo loro, insomma, in particolare Monsignor Viganò. Mi spiace dirlo, che è un sacerdote, ma di cui ho consentito un video di 1 ora e 43 assolutamente incredibile.
Ma appunto dicevo, ci deve essere una fiducia, una speranza in un futuro migliore, senz'altro diverso dal precedente, ma che sarà, può essere anche migliore. Grazie, scusate. Grazie mille. Francesco Canepa. Vado io. Grazie. Farò una domanda forte della mia esperienza nelle capitanerie di porto tanti anni fa. Io mi chiamo Francesco Canepa. Ho sentito parlare delle città portuali. Adesso il problema è che i principali porti europei, quindi compresi quelli italiani, stanno andando nelle mani di grosse società economiche cinesi. Ecco, quindi questo fenomeno della cinesizzazione dei principali porti europei, ripeto, che influenza potrà avere sulle città portuali richiamate nell'intervento che ha tenuto il primo dei nostri oratori? Grazie. Grazie mille. Sono altre. Ci salutava tutti e ringraziava per questa opportunità. Se abbiamo magari delle domande anche per l'Ocse, per il quadro internazionale, possiamo farci noi da tramite. Dico questo perché è importante, al di là del seminario, è importante continuare a crescere questa rete. Questa rete di oggi, ma anche tutte le reti, perché comunicare bene, appropriatamente e rimanere informati non è così scontato, lo vediamo tutti i giorni, per cui se volete noi di ARPSES ci impegniamo a alimentare questa rete anche con altri contributi. Io allora darei la parola a Monsignor Fusco. Oltre che, scusate, c'era Margherita Giannoni. La regia però mi si dice se può dare visibilità a Margherita Giannoni e... La regia se può dare visibilità a Margherita Giannoni che ha chiesto la parola. Se ancora questo non è possibile, Margherita Giannoni è collegata online, quindi la regia dovrebbe recuperare tra i partecipanti, eccola, è lei? Sì, non so se riuscite a sentirmi. Sì, assolutamente sì, sentiamo. Buonasera, Viola, innanzitutto grazie per questo bellissimo seminario, volevo ringraziarti e ringraziare tutta l'organizzazione di questo seminario, veramente tutti gli interventi molto interessanti. Non so se si sente perché io non vi vedo, quindi spero si senta. Sì, assolutamente volevo, sì. Volevo fare un piccolo punto, porre un piccolo punto. Sì, il punto è... Sì, pronto? Se si sente? Si può sentire ora? Sì, si sente. Ok, salve, eccoci. E come studiosa di disuguaglianze di salute, di accesso ai servizi sanitari, sono felicissima e ringrazio veramente gli speakers perché l'approccio One Health, parto dal fondo, per noi
è da anni che cerchiamo di, diciamo, studiare un po' su come si possa integrare al meglio nei sistemi sanitari la considerazione di tutti questi fattori che poi alla fine determinano la salute delle popolazioni. Avevo una domanda semplice, ma forse non è tanto semplice, perché nel sentire queste interessanti discussioni circa l'imminenza e l'urgenza di questa crisi ambientale, prima ancora che di quella pandemica, due considerazioni e anche una domanda. I nostri sistemi sanitari sono in Europa, parliamo del nostro, quindi dell'Europa, sono la sanità è il settore meno armonizzato di tutti. Per cui abbiamo visto durante la pandemia cosa questo abbia comportato, e quindi la domanda era per la collega dell'Ocse, se ancora c'è, o anche gli altri colleghi, come possiamo risolvere un problema globale con politiche nazionali. E questo è anche il discorso della globalizzazione, che non ha funzionato, perché anche la One Health, il concetto di One Health implica cooperazione internazionale, e il fallimento è evidente. Insomma, questi obiettivi non sono stati raggiunti e ancora siamo abbastanza indietro. E vengo al punto delle misurazioni su questo, quindi mi calo nel concreto. In mezzo al problema globale di combattere la pandemia, che sfida la nostra sopravvivenza insieme alla crisi climatica, come possiamo raccogliere questi dati in maniera però che non sia top down, perché il top down, che è quello che abbiamo fatto finora, è utile ma non è tempestivo molto spesso. Oggi abbiamo questa sfida enorme, già lo stiamo vedendo che c'è stato un cambiamento durante la pandemia, ecco, quindi volevo sapere come possiamo integrare l'approccio dal basso, di misurazione anche, di micro raccolta del dato, e micro intendo non solo i paesi OCSE, i paesi europei e tutto il nostro problema di armonizzarci tra di noi, ma, e questo è il punto che forse sottostante è stato sollevato da un intervento, come fare in modo che anche l'informazione venga dal basso, dai low and middle income countries, perché se noi non riusciamo a coinvolgerli e non possiamo fare delle azioni condivise con loro e non diamo anche a loro quello che noi abbiamo in termini di know-how, per esempio, e la cosa relativa all'ultimo intervento, e qui finisco, molto interessante questa idea di sfruttare l'oceano come una terra di, come dire, un nuovo orizzonte anche di espansione della popolazione per poterlo far vivere, no, in maniera più sostenibile. Ecco, questa cosa forse andrebbe condivisa veramente con i popoli che vengono dall'Africa, altrimenti noi, comunque io lavoro sull'immigrazione, e tra pochissimo ci troveremo invasi da popolazioni che saranno sempre più affamate, sempre più in condizioni di povertà, come è stato accennato anche dai relatori, e non avremo risolto nulla se pensiamo soltanto alla nostra resilienza. Quindi la domanda è, la sfida dell'incontro tra la necessità che si coordini a livello internazionale un'azione di ripresa, di rilancio di uno sviluppo sostenibile ed equo, ma con questa pressione dal basso e questa pressione migratoria e tutta la domanda che viene da questi paesi che non è soddisfatta. E quindi quale scenario possiamo ipotizzare? Quindi forse, ecco, chiedo se non si potesse ipotizzare delle policy per coinvolgere questi paesi terzi anche nello sfruttamento delle risorse più intelligente. Ecco, questa è la mia domanda, se ci sono già delle iniziative in questo senso e se anche l'Italia potesse essere leader in questo, sarebbe bellissimo. Grazie. Prego, se può intervenire. Deve premere il pulsante. Ecco, grazie. Intanto grazie di questo invito che mi è stato rivolto, e anche se sono arrivato un po' in ritardo, ma mi scusate, oggi Roma, come tutti gli tanti altri giorni, è veramente delirante per quanto riguarda il traffico. E saluto specialmente l'amico Fusco Girardi, ci conosciamo da quasi 20 anni ormai,
e ricordo con piacere che sempre lui ha battuto, anche in tempi pre-pandemici, su questi discorsi relativi sul piano urbanistico, ma non solo, relativi alla sostenibilità. Il timore che vedo e avverto in questi ultimi tempi è che, parlando di sostenibilità, ci si fermi a un discorso di ordine semplicemente economico o, il più delle volte, ambientale. Io credo invece che, parlando di sostenibilità, proprio per le crisi che la pandemia ha generato, e non solo sul piano della fiducia, come richiamato appunto dall'amico Luigi, credo che sia indispensabile parlare di sostenibilità anche antropologica, in un tempo nel quale forse la nozione di antropologia quantomeno è entrato in una zona, vorrei dire, un po' incerta, mi verrebbe voglia di dire un po' oscura, insomma. E allora, più che una domanda, una considerazione che vorrei condividere con voi è proprio questa, quella di domandarci come rinnovare, direi anche coinvolgere le nuove generazioni, se ne parla tanto oggi. Ieri la von der Leyen, intervenendo alla celebrazione dei 100 anni dell'Università Cattolica di Milano, ha detto che voleva il suo impegno, ovviamente anche di altre numerose altre persone, è quello di creare una Europa che fosse di giovani e per i giovani. Ecco, la mia domanda è questa, no? Per questa nuova Europa che si sta appunto aprendo, avviando e magari anche consolidando, con tutte le connessioni che questa mia affermazione può avere con altre con altre, diciamo, possibili considerazioni, quali priorità appunto dobbiamo considerare, prendere in esame perché sia davvero la realtà post-pandemica un percorso di giovani e per i giovani. Grazie. Grazie, Monsignor Fusco. Ci sono altre domande, altre questioni? Ne vedo una qua. Federico Mancini. Buonasera a tutti. Ringrazio questa opportunità che mi è stata rivolta stasera. Volevo fare una domanda che in realtà a tutti i relatori che ho piacevolmente ascoltato stasera. 10 giorni fa il ministro Roberto Cingolani, ministro della transizione ecologica, ha affermato in una sua intervista sul New York Times che la grande scommessa da qui al 2050 sarà il nucleare. Ora abbiamo parlato di interessanti spunti che spingono sempre a una sempre maggior sostenibilità, e la pandemia ci ha insegnato proprio questo, che dobbiamo rallentare, dobbiamo tornare un po' indietro con consapevolezza che il nostro ecosistema è sempre più dedicato e quindi bisogna proteggerlo. Ora, questa scelta, che non so da che cosa sia stata dettata, forse dal fatto che magari è un'opportunità, forse magari non tanto dispendiosa, quindi il ritorno a delle centrali nucleari per produrre energia, ecco, però io vorrei capire come questo si sposa con una transizione ecologica verde o blu, come abbiamo detto stasera. Quindi, perché io non ho vissuto quell'epoca incredibile che per una tragedia di Chernobyl nell'85, nell'84, abbiamo veramente corso un grave rischio
essendo anche a centinaia di chilometri, però. E anche Fukushima, di nuovo, ci ha fatto ripiombare su questo incubo. E quindi volevo capire come la pensano i relatori e soprattutto come si può sposare questo con, una, con quello che ci siamo detti fino adesso. Grazie. Grazie Federico Mancini. Io proverei a dare qualche risposta, poi vediamo se c'è un secondo momento. Allora, io mi ero segnata una cosa che provo a dare una risposta io, era sulla cooperazione internazionale alla politica globale, credo sia stata, sì, Margherita Giannoni. Allora, non stiamo partendo privi di esperienza in questo senso. L'Agenda 2030 è il primo tentativo nella storia umana di accordo globale, non solo per i paesi in via di sviluppo come lo erano gli obiettivi del millennio, ma anche per i paesi cosiddetti sviluppati. Poi questa distinzione magari non ci trovo d'accordo, perché sviluppati e non sviluppati è una dicotomia molto brutta e credo sia basata purtroppo ancora una volta su parametri squisitamente economici. Ma per un attimo prendiamola questa distinzione e vi ricordo che l'Agenda 2030 è proprio un tentativo di superare questa dicotomia, un tentativo di cooperare, ma cooperare seriamente, dove non possono esserci parole del tipo saremo invasi da stranieri. Scusate, io rispetto a questo non sono assolutamente d'accordo. Noi non saremo proprio invasi da nessuno, né tantomeno stranieri, perché siamo tutti cittadini del mondo. Prima questione. Seconda questione, le migrazioni esistono da quando esiste l'uomo, perché l'uomo si è sempre spostato sulla terra, su questo pianeta, per cui trovo, come dire, questa ancora dicotomia tra spostamento di popolazione tra paesi sviluppati in via di sviluppo non mi appartiene, scusatemi, ma faccio un intervento forte da questo punto di vista. Io credo che bisogna invece sottolineare il maggior sforzo che dobbiamo fare tutti, cioè la pandemia ci ha, intanto la pandemia non è qualcosa che ci è capitata per caso, chi si occupa di valutazione di rischi globali sa che le pandemie sono tra i rischi globali. Poi possiamo discutere se il numeretto probabilistico attaccato a fianco alle pandemie è quello che poi in realtà si è verificato, ma poco importa l'intensità numerica, l'importanza è che era già stato previsto. E come abbiamo affrontato questo rischio che era già previsto? L'abbiamo affrontato come abbiamo visto. Credo che quando ne usciremo il disegno mondiale sarà un po' diverso. Anche altre domande hanno sollecitato riflessioni rispetto alle nostre città portuali, chi ne sarà proprietario e quant'altro. Io credo che lo sforzo maggiore che ognuno di noi deve fare è quello proprio di pensare in maniera globale. Siamo tutti sulla stessa terra. Poi c'è qualcuno che ci vuole portare anche in altri mondi, però per ora ne abbiamo solo questa di terra e credo che dobbiamo prima di tutto noi incominciare a cooperare, questa parola molto difficile, la teoria dei giochi da quando ero studentessa universitaria mi ha fatto capire che se si coopera si vince molto di più che se si gioca singolarmente. Credo che non solo la teoria dei giochi, ma forse anche parecchie religioni ci insegnano che cooperare e essere considerati tutti fratelli
porta a un vantaggio maggiore per tutti. Io ogni volta che mi trovo ad essere con studenti e giovani ricordo questa cosa. L'uomo medievale, vedi San Francesco e Santa Chiara, avevano già capito molto bene il rapporto con la natura, quale doveva essere, e soprattutto anche le disuguaglianze avevano cercato in un qualche modo di trattare. Allora, perché ci siamo dimenticati dell'uomo medievale, per esempio, che aveva già capito il rapporto? In fondo stasera anche Mauro Gallegati, con i grafici che ci ha presentato, ci fa capire che possiamo crescere con il PIL quanto vogliamo. Peccato che però non ci saremo più se continuiamo così, per cui, come dire, qualcosa abbiamo sbagliato. E il concetto di cooperazione globale, le politiche attraverso il multilateralismo, credo che siano proprio più pertinenti che mai oggi, anche se ci sono delle forze che remano contro questo. E forse noi europei dobbiamo anche fare un po' un esame di coscienza, perché non è vero che i paesi cosiddetti in via di sviluppo non hanno i mezzi, non hanno la coscienza, non hanno la capacità. Forse invece ce l'hanno molta più di noi cosiddetti avanzati. Per cui su questo punto mi sento di dire che dobbiamo incrementare gli sforzi per far sì che questo avvenga. È probabile che il PNRR, da cui siamo partiti, non riesca a dare queste risposte che ci siamo posti, come per esempio quello di coinvolgere i giovani e di coinvolgere i minori e quant'altro. Loro sono il futuro. Noi abbiamo una responsabilità come generazione di trasferire la nostra esperienza, quella positiva ovviamente, un'esperienza che siamo tutti insieme, cioè la frattura generazionale credo sia la cosa peggiore si possa concepire, nel senso che a noi che abbiamo più esperienza ci si chiede un adattamento verso un mondo che sta cambiando, e i giovani lo stesso stanno facendo uno sforzo di adattamento. Romina Boarini ci ha parlato di dati sulla salute riferita all'Italia, sorprendentemente. Davvero non me lo sarei aspettato, che l'Italia ha uno dei tassi di depressione più alti dei paesi sviluppati. Eppure risulta essere tra i paesi che hanno affrontato meglio la pandemia. Direi che comunque questi dati ci dicono che l'attenzione deve essere massima, ma l'azione deve essere poi coordinata. E guardate che non sono solo i territori a doversi attivare, le città sono importanti, i borghi, le aree interne sono importanti, ma dobbiamo in quest'ottica di One Health cercare proprio di fare uno sforzo maggiore di comprensione della complessità, che non è cosa facile, ma capire anche che la diversità è ricchezza, che la diversità è la chiave di evoluzione, tra l'altro umana. Siamo evoluti sulla diversità, non sulla omogeneità, per esempio. E quindi, come dire, le cose trattate sono tante, le domande sono tante, io lascerei anche agli altri relatori di fare qualche risposta, di dare qualche risposta, e alla fine però vorrei dare una conclusione di prospettiva futura, cioè di attivazione da parte nostra. Prima ho lanciato il semino del continuare la rete, però poi vorrei strutturare con qualcosa di più concreto, però vorrei che anche gli altri relatori possano intervenire. Quindi prego la regia di dare la parola a, vedo due manine per ora alzate, Roberto Danovaro e Mauro Gallegati. Quindi prego la regia di dare la parola a Roberto Danovaro. Grazie. Grazie.
Grazie Fabiola. Allora io volevo rispondere subito partendo da forse l'ultima domanda, che era quella che riguardava gli aspetti del nucleare, evidenziando due elementi. Se parliamo di nucleare da fusione, sostanzialmente, quella che è l'idea di un'energia effettivamente pulita e di grande quantità, stiamo parlando di un qualcosa che semmai avverrà, perché ci sono forti dubbi, anche pubblicate su Science, sulla possibilità di ottenerlo, arriverà a partire dal 2050 in poi, quando noi in realtà abbiamo un orizzonte d'attesa di pochi anni per completare la nostra transizione ecologica. Quindi Mauro Galgati direbbe fuori tempo massimo, diciamo così. E quindi non è, è una prospettiva, anzi basarsi su una chimera inesistente è una grande illusione che potremo pagare carissimo. Detto questo, se funzioneranno invece nella migliore delle più rosee prospettive, diciamo, gli impianti che si dovrebbero costruire, ove si ripetesse appunto, diciamo, il processo, che comunque non è a costo zero perché richiede lo sviluppo di temperature straordinariamente elevate per fondere i nuclei, il primo impianto sarebbe da costruire a partire dal 2040. Insomma, stiamo parlando di decenni, quando oramai tutte le previsioni ci danno perdenti già prima del 2050. Né esiste una possibilità di un nucleare di quarta generazione, diciamo. Giorgio Parisi, premio Nobel per la fisica, l'ha detto molto più autorevolmente di me: il nucleare di quarta generazione ancora non esiste. Io ricordo che a partire dal nucleare di prima generazione è sempre stato detto che erano tutti, diciamo, senza problemi, e ricordo che prestigiosi economisti, anche italiani, ma anche a livello mondiale, non sanno ancora quantificare il costo del decommissioning, ma pare semplicemente che solo per il decommissioning di 15 centrali, dalle 15 alle 18 centrali nucleari in Inghilterra, il costo sarebbe superiore probabilmente a tutto quello che è il portafoglio del PNRR italiano, cioè superiore a 200 miliardi di euro. Credo che giocare su queste cose sia difficile. Sull'aspetto della rinnovabilità, aggiungo, noi non abbiamo, diciamo, uranio, che risulti almeno. Quindi in qualche modo chi pensa che il nucleare sia, diciamo, privo di effetti, diciamo, approvvigionamento, come avviene per il gas metano, diciamo, deve fare un attimino il suo conto. Diciamo che ora sarebbe molto serio, avendo delle emergenze intanto istituzionali di rinnovo, diciamo, del Presidente della Repubblica a gennaio, di termine di mandato di questo governo questo Parlamento al 2023, di termine di poco più di quattro anni, tre anni e mezzo per il nostro PNRR, sarebbe molto molto utile per tutti noi concentrarci su quello che possiamo fare adesso nel New Green Deal, evitando di perdere tempo e di creare, diciamo, anche degli equivoci per cose che non hanno veramente nessun supporto. Grazie. Grazie. Certo, se la regia parola a Galgati. Grazie. No, volevo intervenire, ma avrei detto le stesse cose di Roberto sul nucleare. Quindi in realtà mi è sembrata un'uscita inopportuna, molto in linea con la persona, col ministro che Cingolani è, ma completamente fuori luogo, come giustamente diceva Roberto. Quindi non mi ripeto e dico solo che sono pienamente d'accordo con le osservazioni di Roberto. Se ancora ci sente Luigi Fusco Girarda, se ancora ci sente, perché alcune questioni erano collegate anche all'intervento di Luigi. Non lo so se Luigi ancora ci sente, se la regia può dare l'apertura del microfono.
No, mi sembra di no. Io ho ancora una richiesta di intervento qua, quindi in attesa che gli altri relatori possano intervenire, lascio all'avvocato Alessandra Giunti. Alessandra Giunti, avvocato, docente universitario, nonché social access ovviamente. Dunque, io mi ricollego proprio alla questione relativa alle fonti alternative di energia e in particolare chiedo quali sono proprio nel PNR le somme stanziate eventualmente per una modifica dei nostri impianti e quindi ad esempio anche per tutto quello che riguarda l'incentivazione ai pannelli solari, all'installazione di pannelli solari. A me forse mi sarà sfuggito, non mi è sembrato che ci sia proprio un'indicazione in questo senso e vorrei sapere anche perché. Poi vorrei fare un'ultima, diciamo un'ulteriore riflessione. Si è parlato molto, a parte il fatto che ovviamente sono state delle relazioni molto molto interessanti, stimolanti, ricche veramente di spunti e in base a quello si è parlato anche molto di fiducia, anche il dottor Thomas prima parlava di fiducia eccetera. Io mi chiedo un segno di fiducia potrebbe essere, siamo qui in questa sede molto prestigiosa del CNEL e scopo istituzionale anche quello dello studio sul lavoro in generale e mi chiedo proprio questo, ad esempio ci sono state in questi ultimi tempi delle situazioni di grande difficoltà di imprese, parlo ad esempio della saga Coffee eccetera, che hanno avuto anche un'attenzione mediatica come giustamente doveva essere. Ecco, forse il governo dovrebbe in questi casi cercare il più possibile di trovare una soluzione, ecco qui parlo anche un po' di un concetto di economia solidaristica che va un po' al di là, no? Del concetto tradizionale, come alcuni relatori avevano indicato, di economia e dare così un segno anche di fiducia non soltanto per quella realtà specifica lavorativa, ma anche in generale a tutti. Sapere da parte della collettività che una situazione difficile è stata risolta e voglio dire una situazione molto importante, quella del lavoro, sappiamo la nostra Costituzione indica il lavoro proprio come fonte primaria di dignità della persona e di rispetto della persona. Ecco, io credo che sarebbe una cosa molto importante. Proprio per questo. Grazie. Grazie per questa domanda. Non vedo mani alzate da parte degli altri relatori. Quest'ultima domanda, magari sulle fonti rinnovabili, chiedo a Roberto o a Mauro se vogliono intervenire. Quest'ultima domanda ha sollecitato qualcosa che purtroppo avrebbe trattato il professor Salvemini nel suo intervento e io provo a dirvi un paio di cose e ovviamente senza possibilità di successo, nel senso che chi meglio di Leonardo avrebbe potuto spiegare questo concetto. Il lavoro che viene fatto nel Ministero della Transizione Ecologica, in realtà noi questa sera non ci siamo rivolti solo a quel ministero, anche se era rappresentata egregiamente nella persona di Leonardo Salvemini come consulente legale del ministro. E, noi ci rivolgiamo all'azione politica in generale, però Leonardo Salvemini ci avrebbe detto quanto non sia facile tradurre in termini legislativi una transizione che si rende necessaria sia veloce,
perché i rischi che abbiamo sono enormi. Per cui uno dei grandi limiti è che gli ordinamenti legislativi si adeguano purtroppo con lentezza. Leonardo ci avrebbe parlato di come questa transizione ecologica debba essere tradotta in atti amministrativi e legislativi per ricomprendere le competenze dello Stato e delle regioni, ad esempio. Già abbiamo parecchia difficoltà chiamiamola così, transizione ecologica di mettere insieme Stato e Regioni. Figuriamoci nel inserire un qualcosa che ha per sua natura necessità di essere veloce, senza ovviamente sbagliare la strada e purtroppo i rischi anche qui di intraprendere strade sbagliate sono sempre dietro l'angolo, come quello del nucleare, come quello forse anche dell'idrogeno e forse anche di altre fonti energetiche, o forse anche di ripensare alle fonti rinnovabili che sono state anche oggetto di incentivo da parte dell'azione politica. Però vediamo che questo adeguamento è ancora molto lento rispetto alla realtà della natura, che sta cambiando invece ad un ritmo assai più veloce. Dunque, è un po' la considerazione da cui sono partita all'inizio. Siamo sicuri che l'azione politica sta stimolando il cambiamento desiderato o quello necessario a fronteggiare i rischi e le sfide che abbiamo? Io credo che la domanda sia molto complessa e difficile. Uno, perché oggi abbiamo trattato anche le questioni di sapere la realtà attraverso le misure giuste, ad esempio. Questo fiorire di indicatori, di misure che abbiamo visto collegato al Programma Nazionale di Ripresa e Resilienza, ahimè, non lo so se è un buon segno, perché tante misure possono deviare l'attenzione sui punti focali, cardini. Poche ovviamente possono sottacere la realtà ugualmente, per cui, come dire, è il giusto equilibrio che è sempre difficile da raggiungere. Sicuramente le strade intraprese in passato, anche di sviluppo delle misure, non possono e non devono essere abbandonate. Quando io sento che gli schemi BES, SDGs, che ci hanno visto in tanti essere attivi, sono superati dai N indicatori di qualcun altro, per non fare nome e cognomi, cioè ministeri, o qualche altro soggetto non di statistica ufficiale. Guardate, un altro punto che viene fuori dall'Agenda 2030, forte e chiaro, e che tutti i paesi del mondo hanno condiviso, e spesso ce lo dimentichiamo, è che la statistica ufficiale dei vari paesi del mondo è essa stessa mezzo di implementazione. Se noi non investiamo, non diamo fiducia alla statistica ufficiale, purtroppo questa è una partita persa delle misurazioni. La misurazione dal basso è una misurazione che bisogna fare attenzione. Oggi la rete è piena di dati, ma la qualità non credo che sia quella auspicata e neppure auspicabile, perché guardate, l'eccesso di informazione quantitativa porta confusione, non porta conoscenza. Per cui credo che anche qui dobbiamo fare uno sforzo maggiore e di cooperazione tra istituzioni. Scusate, la mia preoccupazione è questa, che l'occasione del PNRR non si traduca in una cooperazione istituzionale, tanto sbandierata, ma nella realtà questa cooperazione, forse ho gli occhiali sbagliati, non la sto vedendo. Ci stiamo ancora rifacendo a dei comportamenti di tipo classico, chiamiamolo italiano, in cui ogni istituzione deve comparire al meglio, deve produrre al meglio. E il concetto di cooperazione istituzionale ancora qui è un po' blando.
È forte l'affermazione che sto facendo, ma la preoccupazione è tanta. Ora, credo che l'Italia sia un paese che non ha nulla da invidiare ad altri paesi cosiddetti avanzati in termini di conoscenze, competenze, creatività, capacità di far fronte alle crisi. Essere sulle riflessioni di un capo di Stato tedesco di recente e sentire che l'Italia è portata come modello, credo che questo ci dia il segno che l'Italia non è poi quella che ci hanno dato da intendere. O forse abbiamo creduto di essere in maniera diversa. Io credo che invece dobbiamo davvero in questo momento riprendere fino in fondo il concetto di cooperazione istituzionale, oltre che tra le parti della società italiana, quindi tra le istituzioni centrali, territoriali, quant'altro, e le imprese e la società civile e i cittadini, tutti insieme dobbiamo affrontare queste sfide e coordinati. Ora, non buttiamo, per cortesia, le esperienze passate via. Le dobbiamo migliorare, il nostro scopo è quello di migliorarle, ma sicuramente non rincominciare da capo, perché i rischi, ripeto ancora una volta, sono così elevati che non ci possiamo permettere di reinventare la ruota. Io non vedo altre manine, in realtà io avevo previsto, non vedo altre mani alzate di intervento e... Io avevo previsto anch'io delle slide, ma siccome il tempo è tiranno e ci è stato già concesso tre quarti d'ora oltre il tempo programmato, dico solo due parole rispetto a questa esperienza seminariale che è solo l'inizio di un percorso nostro come associazione ARPSES. E dico due parole rispetto a questa associazione che è formata da giovani e meno giovani, da studenti e professionisti. Abbiamo cercato di mettere insieme un'eterogeneità umana anche in questa associazione. Le attività future di ARPSES sono in crescita. Dici vabbè sì, tu la rappresenti, è ovvio che dici che sono in crescita. No, è così, è davvero così. Non vi posso nascondere che la fatica di portare avanti queste attività anche durante la pandemia non è stata poca, ma credo che ne valsa la pena, credo che come dire, siamo tutti coscienti che dobbiamo anche a livello individuale contribuire a questo cambiamento di comportamenti che ci richiamava il presidente Treu all'inizio, all'apertura di questo seminario. Quindi, come dire, è l'inizio, è un passaggio intermedio di un percorso che vogliamo fare insieme. Abbiamo anche aperto un sito istituzionale, prima eravamo un po' nascosti rispetto alla rete, abbiamo aperto anche un sito istituzionale, quindi se volete potete seguirci sul sito e mantenere il contatto con noi. Io non posso che... Ho preso 12 pagine di appunti per le conclusioni, quindi assai difficile concludere con due battute. Mi impegno però a sintetizzare le conclusioni di questa giornata e insieme alle slide di metterle a disposizione per chi ne volesse aver visione successivamente. Vi ricordo che il seminario può essere anche seguito sul canale YouTube del CNEL, che ringrazio davvero per averci ospitati. I rappresentanti del CNEL si sono scusati per non essere rimasti fino alla fine, ma vi posso garantire che hanno supportato qualsiasi nostra richiesta e esigenza.
Non posso che ringraziare anche i relatori che sono intervenuti in questa giornata seminariale e ovviamente ringraziare tutte le persone che hanno fatto in modo sia di ARPSES che di CNEL che questo evento si fosse potuto realizzare in un periodo ancora difficile, dove ancora l'ansia dell'essere in presenza o del partecipare è elevata. Però vi posso garantire che anche chi non ha partecipato di persona ma online ci ha manifestato supporto. Noi non possiamo che raccogliere questo, questa, come dire, energie positive che ci arrivano e quindi di continuare su questo percorso. Ringrazio davvero tutti. Buona serata.